parola ad Alessandro Faino, che ho conosciuto ieri pomeriggio, no? Ci siamo fatti una lunga chiacchierata, insomma, posso dire il mio amico Alessandro, insomma, che Con piacere. la chiacchierata lunga di ieri, mentre facevamo le prove per oggi, insomma, allora Alessandro Mi è amico, sentite? stiamo benissimo, è collegato da Milano, ma sei di... Buon pomeriggio a tutti, Salernitano, vivo in provincia di Taranto. Provincia di Taranto. Alessandro ha scritto Il confine dei giorni, romanzo di una famiglia latinoamericana, edito da Il Rio. Prego, Alessandro. Famiglia italo-americana, diciamo, per precisione. Buon pomeriggio, Stefano Mercanti, Va Culture e tutti coloro che ci ascoltano. E grazie per l'invito. Sì, il romanzo è edito da Il Rio di Mantova ed è uscito ad agosto. Dunque, Stefano mi ha già presentato. Quest'opera è la quinta opera che, insomma, ho il piacere di poter dare alle stampe. In realtà, avendo realizzato due riedizioni di due romanzi, ho il piacere di poter, come dire, annoverare sette pubblicazioni che accompagnano la mia vita, che è una vita che si occupa di altre cose, come capita spesso in gran parte degli scrittori, degli appassionati di scrittura e nel caso mio di narrativa. Sono un medico igienista e... Il terzo medico della giornata, eh. Beh, ma i medici scrittori, senza dare, come dire, un valore come dire, di premialità, ma sono tantissimi nella letteratura. Sappiamo benissimo che scrittura e letteratura e medicina sono legate. E mi occupo di igiene e medicina preventiva, quindi, come dire, dopo tanti anni che gli igienisti svolgevano un ruolo silenzioso nella prevenzione, oggi, ahimè, per una triste vicenda globale pandemica, siamo un po' al centro delle attività. L'amore per la scrittura è un amore antico. Dicevo dunque, sono un medico igienista, passione per la bioetica e per lo sport. La scrittura, soprattutto credo questo lo ascoltiamo in tantissimi autori, come dire, dilettanti nel senso più bello del termine, cioè nel senso di cultori, di appassionati di scrittura, hanno sempre raccontato di un'urgenza della scrittura che accomuna anche me sostanzialmente, determina anche in me, come dire, quello stimolo per poter rispondere a questa esigenza, a questa urgenza della scrittura. Da un punto di vista, diciamo, di opere, io ho iniziato fin da bambino con una passione per la lirica, per le poesie, e poi si è passati attraverso il racconto, ma credo che una parte importante nell'amore della scrittura, come dire, nella preparazione a quello che era un obiettivo che avevo, quello cioè di poter arrivare alla pubblicazione, ma soprattutto alla stesura di un romanzo, credo sia stata anche la parte tecnica, cioè la scrittura tecnica non creativa, ma funzionale, per esempio nell'ambito delle attività di documentazione sanitaria e quant'altro. Allora, se credo che Stefano, ti vedo che ti muovi, ma ci siamo, io... Ma sto cercando di tamponare. Ok, allora io vado avanti ed entro come dire, nella presentazione del romanzo, che poi è il motivo per cui Stefano Va Culture e i miei editori e l'ufficio stampa hanno reso possibile. Questa è la copertina del libro. Il confine dei giorni, romanzo di una famiglia italo-americana. La copertina è un annuncio in qualche maniera della storia, cioè nella copertina stessa questo personaggio, un adulto vagamente, come dire, di un periodo antico che può essere proprio quello degli inizi del Novecento, guarda gli Stati Uniti, guarda quindi la Statua della Libertà attraverso una porta che si apre. Allora, qual è l'origine del confine dei giorni, di quest'opera? Vi è sicuramente un'origine, come dire, esperienziale, familiare, che non è autobiografica, ma potremmo dire biografica, che però mi ha coinvolto. Cioè aver conosciuto all'interno del nucleo di un ceppo familiare, a me parente, quindi di discendenza da parte della nonna paterna,
aver conosciuto una colonia di statunitensi, di americani. Questa conoscenza è iniziata negli anni Ottanta e continuata anche con un mio viaggio negli anni 90 negli Stati Uniti. Che cosa mi ha incuriosito, in qualche maniera mi ha fatto iniziare, come dire, a sentire dentro e, come dire, a rielaborare dei pensieri, delle riflessioni che poi io cerco di tradurre in una redazione, in una scrittura. E aver notato, aver colto, aver conosciuto all'interno di questo gruppo di americani o italo-americani che di fatto però sono nati negli Stati Uniti, in particolare tra New York, New Jersey e Philadelphia in particolare, aver notato che fra costoro nessuno aveva avuto la possibilità o, come ho letto io, aveva avuto un reale desiderio di andare in Italia e poter conoscere il luogo, in particolare la provincia di Salerno, da cui ai primi del Novecento erano partiti i loro genitori e per i nipoti i loro nonni. Quindi la curiosità che poi muove qualunque artista, credo, era proprio quella di cogliere questo significato. Perché fra costoro Luigi Foglia, che poi nel romanzo diventa Luigi Fogliano, è l'unico italo-americano nato negli Stati Uniti che desidera fortemente e realizza ogni volta che gli è possibile un ritorno in patria. Quindi il romanzo muove da questa idea. Che cosa pensa? Come vive un italo-americano che ha figli e nipoti americani, che ha nonni, genitori e nonni nati in Italia, che cosa muove costui perché lo stesso senta il bisogno di andare in Italia, fare in qualche maniera un viaggio a ritroso? Non c'è più l'urgenza della fame, non c'è più l'urgenza dell'emigrazione, il sogno americano in qualche maniera si è annacquato, comunque ha preso una dimensione diversa. Quindi l'origine del romanzo è questa e da qui è derivato il titolo, perché il confine dei giorni. In questo mi ha aiutato, come dire, un aspetto biografico di Marlene Dietrich, cioè la famosissima attrice che poi è riuscita a rientrare a Berlino, dove è presente la sua tomba, ha voluto che ci fosse scritto questo sulla tomba stessa: qui sto io al confine dei miei giorni. Cioè, in qualche maniera, io cercavo un titolo in questo senso, ci giravo intorno. Quindi il romanzo, in qualche modo, il titolo del romanzo vuole annunciare, come la fotografia, non chiaramente svelare, ma dare un indirizzo, come dire, una sintesi del lettore, prima ancora che sia lettore del romanzo stesso, di poter comprendere che vi è qualcosa di più di un viaggio di emigrazioni o di controemigrazione. Vi è la ricerca di qualcosa, io direi di un luogo, di un logos, di un luogo, quindi di un topos, ma anche di una conoscenza, quindi di un logos, che abbia a che fare con un ritorno a casa, quindi andare dalla house alla home, una domus che non è negli Stati Uniti per Luigi Fogliano, ma in qualche maniera è in Italia, nella provincia di Salerno, laddove i genitori sono partiti. L'incipit del libro, se Stefano mi consente, credo di sì, potrei leggerlo, certo. Anche perché io seguo l'orologio, non so con l'interruzione se l'arbitro darà il recupero. No, figurati, ci mancherebbe. Allora, sperando di non annoiare i collegati. Non farci da altre intrusioni. Ok, lo speriamo tanto. A metà inverno, parla Luigi Fogliano, sarà per tutto il romanzo la voce narrante, osservante, come dire, in qualche maniera la telecamera, la cinepresa che accompagna il lettore dall'inizio della storia alla fine. Storia che attraversa evidentemente un periodo recente, quello del viaggio dagli Stati Uniti a Ponte Cagnano, a Giffoni Valle Piana, a Salerno, di Luigi Fogliano accompagnato da una nipote diciottenne, ma è un viaggio che in qualche maniera, con delle digressioni, dei flashback costanti, attraversa la storia dal 1912, anno della partenza del bastimento da Napoli a New York, fino ai primi anni del XXI secolo.
Dunque Luigi annuncia così nel preludio quella che può essere, come dire, la nostra storia, ma soprattutto la sua. A metà inverno mi persuasi che la solitudine si era impadronita delle stanze della mia vecchiaia e afferrai che l'unica maniera per sfuggirvi fosse rivolgere lo sguardo nella direzione di un tempo sicuro, il solo che mi apparteneva per intero, sebbene non l'avessi mai conosciuto. Ma fu soltanto con l'intiepidirsi delle giornate che avvertì l'urgenza di riappropriarmi di quel tempo. Mi fu chiaro allora che esso coincideva con un viaggio rinviato, con la rotta a cui m'ero sempre sottratto e che adesso pretendeva di essere percorsa. Era il tragitto che congiungeva il cuore a un luogo vagheggiato, pulsante solamente nel chiaroscuro di vecchie foto di famiglia, logorate dal tempo ma resistenti all'oblio. Quel luogo, culla dei miei genitori e negli anni, scrigno di ricordi diradati e ostinate reticenze, è stata tutta la vita il trastullo delle mie fantasticherie, ma pure l'incubo ricorrente delle notti insonni. Questo è l'annuncio con cui, dopo qualche minuto, Luigi Fogliano, a tavola a festeggiare i suoi 80 anni, vedovo, con due figli cinquantenni, con tre nipoti, una storia di ragioniere in pensione da diversi anni, potremmo dire una famiglia americana, italo-americana, normalissima, che ha fatto prima il sogno, poi l'incubo e poi ha digerito, come dire, la modernità americana, annuncia ai figli, in particolare al maschio Arturo, non sgomento ma sorpreso sicuramente di un viaggio di un ottantenne in buona salute, dice: fate quello che volete. Gisella, mia moglie, vostra madre è morta da un anno, io sto bene in salute, ho deciso, vado a capire da dove è nato tutto quello che sono e tutto quello che siete. La storia del romanzo è questa, quindi è la storia di un sogno americano se leggiamo il tragitto da Napoli negli Stati Uniti. Lo è, perché all'interno di questo gruppetto di fratelli che partono, due perché lei, la prima figlia, quindi una, come dire, una zia di Luigi, ha sposato giovanissima a Salerno questo Ruggero Coratella, che in realtà questo sogno americano di fare l'attore a Broadway è un maestrino, finirà per adeguarsi ai lavori e diventare poi un imprenditore edilizio. E vi è quindi la sorella che accompagna il marito, ma come capitava, è capitato nella mia famiglia in centinaia d'altre, il patto era che si portassero dietro qualcuno, perché, come dire, oggi noi genitori siamo apprensivi in una maniera estrema, ma lì si salutavano al molo i figli e non li si vedeva mai più. E non si era meno genitori, meno affettuosi. E poi qual è il mistero che muove le figlie, come dire, anima ancor di più la curiosità di conoscenza di Luigi Fogliano? E comprendere perché il papà e la mamma, fidanzatini, sono partiti a 16 e 15 anni. Cioè lui vede un'anomalia in questo, ma non come dato storiografico, come dato vissuto. Perché alle domande di Luigi, delle sorelle, Luigi ha due sorelle più grandi di lui che sono morte quando nasce la storia, quindi quando lui è ottantenne, alle domande sulle origini, sui motivi della partenza, i genitori mostrano una, come dire, indolente reticenza a rispondere, come se il dolore fosse troppo grande per aver lasciato l'America, ma c'è un sottile dubbio che ci sia un dolore troppo grande per cui hanno dovuto lasciarla. E su questo si gioca l'ultima parte del romanzo, che per gran parte è un romanzo, io direi, di intrecci, di sentimenti, di approfondimenti. Quindi la storia del sogno americano c'è la storia, come dire, dell'emigrazione, vi sono anche degli spaccati storici che io ho ricostruito con un minimo di storiografia, come dire, obiettiva, ma che è soprattutto una ricerca di caratterizzazione dei personaggi. Nella parte finale però vi è anche un po' di mistero, di giallo, perché quando alcuni luoghi, alcuni topos della ricerca delle origini, dell'identità di Luigi
si confrontano con il mattone, la strada, il campo in cui gli avi hanno lavorato e quindi il dolore, la malinconia, la nostalgia e tanta, si svelano anche eventi, situazioni che forse rispondono alla domanda di reticenza dei genitori, ma nello stesso tempo dando risposte, danno anche dolori, ma in qualche maniera, come si può dire nella chiosa del romanzo, chiudono il confine dei giorni. Quindi la storia è questa. Io non so se Stefano è disponibile o se vi sia disponibilità per qualche domanda, senza presunzione, ma anche per, come dire, per modestia, mi affido ad eventuali curiosità. Qualcuno, io scusami, ho dovuto lottare mentre tu parlavi. Pensavo stessi in motocicletta, sembrava il MotoGP. Abbiamo subito un'aggressione Sì, proprio l'ho sentita. di messaggi, di immagini video, oltre che quelle sonore che abbiamo sentito tutti. Insomma, quindi Ma poi ho in guerra, cioè mi serviva il coltello di Elio, che è quello lì. sì. Ma c'è anche la giustizia, perché magari qualcuno dei miei collegati sa cosa deve fare dopo. Non lo so, Non ho io li ho sentito. segnalati comunque perché sono riuscito a segnalarli, però insomma, vabbè, sono persone che non hanno niente di meglio da fare nella vita, O probabilmente forse volevano comprare i libri e noi erano non, insomma, non... interessati ai libri sicuramente. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Potete, io adesso ho bloccato a tutti l'audio perché purtroppo non potete più, potete mandare un messaggio senza leggere i precedenti, per favore, perché non si possono cancellare. Chi vuole fare qualche domanda? In questo momento viviamo nel silenzio, ma non posso fare altrimenti. Allora, Ai fondi Maria. iPhone di Maria compare. Va bene, allora a questo punto io farei. Saluterei Alessandro, Grazie. Loris Zoppelletto, ho visto prima che era già in linea, ecco che compare. Allora Alessandro ti saluto, grazie. Grazie. Allora un saluto a tutti. Stefano, a presto e grazie ancora. Ciao. Ciao, ciao. Ecco qui Loris Zoppelletto, ciao Loris, noi ci conosciamo. Allora, però devo sbloccare il tuo audio, giusto? Perché sei adesso ti ho chiesto di riattivarlo, lo puoi riattivare. Eccolo qua. Ciao carissimo e ciao a tutti quanti. Esatto, Bentornato a Villa Abamer. almeno virtualmente. Virtualmente. Devo dire che questa volta gli ospiti non sono stati della qualità dell'altra volta. No, mi riferisco all'aggressione, una battuta. Ma L'aggressione, sì. allora succedono queste cose maledette. Cioè, io ho avuto la fortuna di non incontrare mai queste cose qui, ma Ma si vede che abbiamo avuto successo, dai, che perché poi fortuna che abbiamo avuto, eh. abbiamo avuto successo, il nostro evento è girato, l'hanno conosciuto anche loro. O Allora, forse non abbiamo inteso noi, magari erano interessati a prendere i nostri libri ed erano arrabbiati perché non li trovavano. Ecco l'origine dei gestacci, va, lasciamo stare, va. Piedi pazzi al mondo. Loris ha una storia particolarissima perché... magari ce la racconta un pochino lui, no? Ma lui oggi presenta l'era del metabolismo edito da TG Book. Allora, lui è una persona che è arrivata al mondo dell'alimentazione per strade personali, insomma, no? Poi vediamo un po'. Io lascio la parola a te, prego, No, mi Lori. spoileri tutti, però. Prego. Già, in realtà sono arrivato al mondo dell'alimentazione, al mondo della medicina nutrizionale, possiamo chiamarla così, per una sfortuna che mi è capitata. In realtà il punto è questo, che questo libro l'ho scritto per celebrare la conclusione felice di un'avventura che abbiamo fatto io e i miei soci, perché alla fine abbiamo, come dire, fatto di una sfortuna che mi è capitata un qualcosa che è servita anche a altre persone. Mi spiego meglio. Mio figlio era ammalato quando aveva 4 anni, una malattia che era fortemente dipendente dall'alimentazione, da questioni metaboliche. E sapete, lui aveva un'intolleranza molto grave. E questa intolleranza purtroppo non era facile da individuare, cioè
credevamo fosse un'infezione, credevamo fosse una, quella che era una bronchite alla manifestazione, e ovviamente siamo finiti a curarlo io e mia moglie con grosse quantità di antibiotici e quello che è la soluzione, la prima che vai a cercare, la prima che vai a provare. Tanto per dire, a lui bastava mangiare un biscottino grande così per avere quella che il giorno dopo era un'apparente bronchite. Immaginatevi un topolino di 4 anni, mai fermo, mai tranquillo, uno spaccamondo, che poi si mette a tossire, ha delle reazioni allergiche che gli impediscono di vivere la vita di bambino scatenato qual era. Allora, come ogni bravo papà e mamma, si va in cerca di soluzioni finché non se ne trova una di corretta. A un certo punto la diagnosi corretta è arrivata, ovvero sia si tratta di un'intolleranza alimentare grave, però c'è... adesso non è che voglio andare nel tecnico, perché non è che ho scritto un libro su questo argomento, ma nel suo caso l'intestino era troppo permeabile, lasciava passare troppo facilmente del cibo non digerito, e quindi quando queste maglie di questo filtro, che poi è l'intestino, sono troppo larghe, un sacco di cibo non digerito va a finire nel sangue e giustamente il sistema immunitario si arrabbia e crea quella che all'inizio è una tolleranza e poi diventare anche una malattia autoimmune andando avanti. Alla fine cerca, ho trovato, per sentito dire, un dottore italo-greco che lavora ad Atene, e allora ho sentito di questa cosa, ho detto dai prendiamo, ho preso l'aereo, siamo andati tutti ad Atene e abbiamo fatto delle analisi particolari sul nostro bambino, scoprendo che aveva delle carenze nutrizionali, mancanze cioè di vitamine e minerali. Abbiamo fatto per 4 mesi quella che era la cura, cioè di trattenerlo da un'alimentazione troppo scorretta e così via, e dandogli una quantità importante di vitamine e minerali che abbiamo fatto fatica a trovare. Insomma, per farla breve, dopo 4 mesi il nostro Davide è guarito completamente da questa cosa, tanto che mi ricordo siamo andati a mangiare la pizza e la pizza nel suo caso era forse il cibo peggiore immaginabile, visto che conteneva più o meno tutte le cose a cui lui era intollerante. Questa situazione poi non è più cambiata, adesso ha 14 anni non ha più avuto recidive, non ha più avuto problemi di questo genere ed è completamente risolta la faccenda, pur non essendo una persona particolarmente attenta alla dieta. Ecco, cos'è che ho voluto scrivere in questo libro? Beh, in realtà alla fine abbiamo lavorato io e i miei soci per diffondere questa cultura che deriva da un'associazione di medici che poi ho conosciuto e ho approfondito, che si occupano dell'applicazione della medicina nutrizionale ai pazienti. Quindi fanno delle analisi, cercano di capire cosa manca al metabolismo. E diciamo che questo libro racconta da una parte questa avventura, da una parte quindi cos'è successo, perché vorrei dirvi che sono sempre stato così bravo di trasformare una sfortuna in un'iniziativa, ma non, purtroppo non è stato sempre così nella mia vita, ma questa volta ce l'abbiamo fatta, ovvero sia da questa cosa brutta che ci è arrivata abbiamo trasformato la conoscenza che abbiamo acquisito in qualcosa di utile a tutti quanti. Diciamo che questo, vorrei dire, è la vera professione di un imprenditore, cioè se io fossi stato semplicemente un buon padre di famiglia avrei risolto il problema di mio figlio, l'avrei trasmesso ai 50-100 amici più vicini a me e questa si sarebbe fermata lì come cosa. E invece ho pensato, ma perché invece questa cosa non la facciamo conoscere a 10.000 persone? Perché non a 1 milione di persone? E da lì è cominciato il lavoro di intervistare questi dottori, questi biologi, questi nutrizionisti, e scoprendo delle cose totalmente innovative, tipo il dato che il corpo tende a ripararsi da solo quando gli dai i giusti nutrienti. Questa novità incredibile della medicina che risale al 400 avanti Cristo, quando l'ha detto Ippocrate, ed è ancora una cosa moderna, è ancora una cosa attuale, ed è una cosa non così considerata, non così importante. Ecco che allora
ho raccolto in questo libro tutto il lavoro fatto in anni di intervistare medici, biologi, nutrizionisti. Considerate che io non sono nemmeno del settore, io sono un ingegnere elettronico, quindi non ho certo la velleità di mettermi a spiegare qualcosa che abbia a che fare con la medicina, ma ho avuto l'iniziativa, ho avuto la, diciamo così, la buona volontà di andare in cerca di queste informazioni grazie a questo gruppo di medici, di ricercatori, e il libro parla di questa cosa qua. Siamo finiti a raccontare un po' la storia, ma non è, come dire, la nostra storia, non è che abbiamo raccontato gli affaracci nostri. Si tratta di una serie di storie di persone che hanno risolto, grazie alla medicina nutrizionale, un sacco di problemi fisici, problemi di salute. E il libro contiene anche una denuncia, diciamo così, del fatto che quando le vuoi fare bene le cose, parliamo di integratori, parliamo di vitamine, quando le vuoi fare bene le cose, in realtà c'è il modo. Esistono i modi di produrre delle buone vitamine, dei buoni integratori o dei buoni alimenti, allargando la cosa, però per tanti motivi ci sono sul mercato dei prodotti che, insomma, per dirla semplice, preferirei bere l'acqua delle pozzanghere che certi integratori che trovi anche in farmacia, è detta proprio brutale. Purtroppo questo è il connubio di interessi economici che non sono fatti per dare il massimo scambio, il massimo beneficio ai clienti, e perché non ci sono veramente delle normative adeguate per distinguere un integratore, una vitamina ben fatta o una vitamina di pessima qualità. Quindi ecco, il mio libro probabilmente è il più noioso di questi che abbiamo raccontato, anzi molti dei vostri ho voglia proprio di comprarmi, perché avete tutti fatti dei bei romanzi, delle storie. Hanno tutti assolutamente comprati. Lori. Assolutamente comprarli. L'unico difetto di questa presentazione è che me li avete spoilerati un pochino troppo, non troppo partivate dal finale. Scherzo, vi siete fermati un attimo prima, però veramente eravate sul rettifilo, e quindi ho detto, io oggi parlo di una storia, ma è la storia di un'avventura, chiamiamola così, imprenditoriale, mentre non c'è il connotato dell'emozione, della storia, della suspense. Nonostante questo, nel mio piccolo ho fatto anch'io la storia, perché ho raccontato la storia di alcune mamme che hanno risolto il problema con i loro bambini. Abbiamo avuto per esempio tanti bambini che avevano problemi con la pelle gravissimi. Immaginate, non so quanti di voi hanno figli o li hanno avuti, ma quando un tuo figlio ha un problema fisico e tu non sai che cosa fare, perché sapete, la medicina ha i suoi limiti, non è che è perfetta, ovviamente, vivi una situazione terribile, quindi è qualcosa per cui daresti anche l'anima, ma non puoi darla perché non sai con cosa scambiarla, no? Il famoso patto col diavolo non ti riesce, perché neanche il diavolo ti può aiutare a guarire tuo figlio quando manca una soluzione pratica. Questa qua è diventata una storia che poi, vi dico, spinti dalla mia storia, perché io poi con i nostri clienti, con gli amici, comunichiamo molto apertamente, spinti dalla mia di storia, ho ricevuto qualcosa come 500 storie da parte dei clienti. Alcuni mi hanno detto non dire il nome e cognome perché sono timida, però avevo ricevuto 300 storie spontanee e altre 200 su richiesta, diciamo così. È stata veramente una bella avventura, proprio perché, insomma, è partita bene. Lo dicevo anche a te quando ci siamo incontrati a Roma, Stefano. Se ogni volta che mi capita una sfortuna fossi così bravo a rigirarla e a trasformarla in un'avventura del genere, la mia vita sarebbe meravigliosa, no? La nostra vita sarebbe meravigliosa. Immaginate, le sfortune arrivano, dai, e tu le giri e ne fai una cosa bella, utile agli altri, sarebbe il top, vero? A me sarà riuscito sì o no due volte nella vita, ma quelle due volte, insomma, in una ci ho fatto il libro, ecco. Rimasti pochissimi minuti, dici perché dovremmo comprare il tuo libro. Perché grazie a queste persone che io ho, come dire,
convinto a rilasciare come testimonianze, si parla di medici, di ricercatori, persone che pubblicano paper scientifici. Grazie a loro abbiamo riscoperto il dato più importante della medicina, che è che il corpo ha le caratteristiche, le capacità di ripararsi da solo. E non, la salute non è una questione di quanto a medicinale hai nel sangue o di quante medicine prendi, ma di quanto in equilibrio e quanto rendi facile al corpo autoripararsi. Questo è l'acqua calda, 400 a.C. l'ha detto Ippocrate, ce lo siamo un po' persi per strada questo dato e spiegato in modo semplice grazie a queste persone, lì ci sono un paio di ideuzze che hanno fatto del bene a molte persone. Ecco perché. Grazie. Allora, Loris, spero di rivederti presto qui. Spero anch'io, caro. Un saluto e grazie. Adesso passiamo la parola a Marco Reggi. Ok, iniziamo una sessione in cui presenteremo tutta una serie di volumi, di opere letterarie ed ho il piacere di iniziare con il maestro Domenico Morgante, che è un organista di fama internazionale, il quale ha scritto un bellissimo libro, questo qui che vedete adesso nelle mie mani, e si chiama Il segreto di Santa Cecilia, da un antico manoscritto, la soluzione dei mari del mondo. E dovete sapere che nel cuore di Roma, a Trastevere, c'è una chiesa dove è seppellita Santa Cecilia che è la patrona di tutti i musicisti. E nel 1599, nel corso della peste che avvenne a Roma, la bara della santa fu di nuovo aperta. E osservarono una cosa, osservarono che il cadavere della santa non aveva la sua posizione classica di un qualsiasi cadavere, ma era rivoltata da una parte supina e aveva la mano semichiusa. All'interno di questa mano cosa c'era? C'era un mistero che due giovani, un organista che viene a Roma per insegnare a Santa Cecilia, il suo nome è Daniele Morandi, aiutato da una giovane antropologa che si chiama anch'essa Cecilia, inizieranno tutto un percorso, una loro avventura che arriveranno alla fine a scoprire qual è il vero segreto di Santa Cecilia. Un romanzo avvincente. Prima di lasciare la parola al maestro Domenico Morgante, voglio leggervi la quarta di copertina, perché il maestro fa dire al suo autore: mi fermai a lungo ad ammirare quella statua, esaminandola in ogni dettaglio. Dopo un po' di tempo, osservandola in maniera decentrata più al lato destro, la mia attenzione fu attirata specificatamente dalle mani, come se Santa Cecilia avesse avuto tra le mani qualcosa. Un sensibile turbamento mi assalì di colpo. Ero forse io il predestinato a svelare quell'enigma? L'avrei scoperto di lì a poco. E qui, attraverso il nostro dialogo col maestro Morgante, scopriremo quali sono i passi, qual è l'avventura dalla storia d'amore musicale contenuta all'interno del suo romanzo, e capiremo come la musica può essere veramente una medicina che può salvare non soltanto la nostra anima, ma può forse salvare il mondo. Lascio la parola al maestro Domenico Morgante. Grazie. Innanzitutto consentitemi di salutare con la più viva cordialità il dottor Reggi, il carissimo dottor Reggi, e tutti gli amici collegati. Invito naturalmente tutti ad aggiungere anche il mio romanzo tra le loro letture, perché ne trarranno beneficio per varie ragioni. E innanzitutto questo romanzo in realtà ha una triplice valenza, insomma, diciamo che nello stesso tempo un romanzo storico, ma è anche un thriller e anche al suo interno una storia d'amore, perché quella tra la collaborazione, insomma, che nasce tra i due protagonisti, fra il musicista Morandi e l'antropologa Aldo Brandi, insomma, questa che nasce come una collaborazione sul piano culturale, poi scaturisce naturalmente in una grande storia d'amore. E ci sono quindi tutte le caratteristiche sia del romanzo storico che del thriller che della storia d'amore. La
La fisionomia del romanzo storico è garantita senz'altro dagli innumerevoli riferimenti ad eventi, a personaggi storici realmente esistiti, le cui azioni in relazione alla musica si ripercuotono naturalmente sulla contemporaneità. Una serie di continui, interminabili collegamenti, soprattutto con la storia dell'arte e con la storia della musica. Poi c'è la tensione che è tipica del thriller, che è offerta da questa incessante ricerca da parte di due protagonisti di quello che poi si scoprirà essere, al termine della narrazione, effettivamente il fantastico segreto di Santa Cecilia. Poi ci sono inattesi, sorprendenti, continui colpi di scena che inducono il lettore, come mi è stato riferito in continuazione, a non staccarsi più dalla lettura fino all'attimo dello svelamento finale di questo misterioso segreto. Poi c'è questa storia d'amore che fa da leitmotiv tra Daniele Morandi, che è un giovane ma celebre musicista e musicologo che giunge a Roma per insegnare organo al Conservatorio di Santa Cecilia e comincia a ricevere vari riferimenti, a trovare dei segnali, delle indicazioni, delle coincidenze che lo portano piano piano a capire che lui è il predestinato a scoprire questo mistero rimasto sepolto nelle pagine della storia. E incontra per caso questa giovane ma geniale, bellissima e geniale antropologa romana, Cecilia Aldovrandi, che è un po' come Beatrice per Dante, insomma è una guida ineffabile di cui non potrà fare a meno in tutti i sensi, sia sul piano culturale che sentimentale. E unendo le loro forze, soprattutto sul piano culturale, giungeranno appunto a svelare questo fantastico mistero, questo fantastico segreto. Io vorrei sommessamente, molto umilmente, segnalare che in varie importanti recensioni sono stato indegnamente accostato a figure come Umberto Eco, come Ken Follett, come Dan Brown. Naturalmente lo faccio questo riferimento, questa citazione con molta umiltà, soltanto per far capire ai futuri probabili lettori che a che tipo di narrazione e a che tipo di racconto letterario vanno incontro. Maestro, io ne approfitto con questa sua citazione perché ho letto e riletto più volte il suo romanzo ed effettivamente, se penso ai pilastri della terra di Ken Follett, penso anche a tutti i collegamenti, come lei già ci ha accennato, reali, no? Perché è vero che la storia è romanzata, è vero che questi due personaggi non esistono, tutto quello che è l'intreccio che adesso cercheremo brevemente anche di spiegare, ma tutti i riferimenti storiografici, musicologici che lei ha inserito è realtà, allo stesso modo di come fa Ken Follett ogni qualvolta scrive un romanzo che sia ambientato nella Prima Guerra Mondiale piuttosto che nel Medioevo o altri periodi storici. E è molto interessante il suo romanzo perché nel momento in cui appunto l'organista che è stato assunto nel Conservatorio di Santa Cecilia va in Trastevere, ha la necessità di trovare un appartamento e guarda caso, guidato da questa sua musa ispiratrice che poi diventerà la sua compagna nel corso del romanzo, ma questo si sa praticamente si intuisce da subito questo legame profondo che c'è tra questi due ragazzi, tra queste due persone. Ebbene, queste due persone vanno in un appartamento, in un ultimo piano, in un piccolo attico, e in questo palazzo, in Trastevere, risiede l'ultima antenata di un cardinale, appunto, che conosceva, che utilizzava, ma noi non lo diremo qual è perché lasciamo, diciamo, la suspense a tutti i suoi lettori. Ebbene, l'ultima erede, questa signora anziana che vive sola, l'ultima erede del cardinale che conosceva appunto il segreto di Santa Cecilia, e all'interno di questo palazzo è custodito in una stanza misteriosa, scopriranno anche un organo particolare che il maestro suonerà e restaurerà, e piano piano, ecco,
andranno sempre, sempre avanti, facendo anche dei riferimenti con la pittura, cercando di capire anche attraverso il confronto di diversi quadri cosa effettivamente la santa avesse in mano, quello che poi sarà il segreto finale. Ecco, poi c'è un personaggio molto interessante all'interno del suo romanzo, Vittorio. Vittorio che è un restauratore, sembra avere una piccola bottega vicino Mario Anselmi, ricordavo male io, mi scuso, ha una piccola bottega d'antiquariato di restauro vicino, proprio dove c'è questo palazzo dove è andato ad abitare l'organista, e ogni volta sembra dare delle indicazioni, sembra come se ci fosse un gruppo di persone che ha scelto questi due ragazzi per svelare finalmente quello che è il mistero di Santa Cecilia. Ecco, ci fa entrare più nel dettaglio di questa trama, di questi personaggi, di queste storie che si intrecciano fra di loro? Sì, naturalmente ho simulato la possibilità dell'esistenza di una confraternita che intitolata appunto alla santa, che avesse custodito nei secoli questo segreto, e però dopo varie vicissitudini insomma era rimasto sepolto, per cui c'era bisogno di qualcuno che lo riportasse alla luce. Ma per far questo i predestinati insomma dovevano possedere delle caratteristiche culturali, caratteristiche musicali, caratteristiche umane anche. Quindi non portare a compimento quest'opera non era per tutti. Ecco perché poi la scelta ricade su questo importante musicista giunto a Roma e che va ad abitare. Sembra casualmente, ma in realtà è tutto pilotato, e un po' dal caso, ma questo caso viene anche forzato da eventi condizionati dalle scelte di chi sta intorno, insomma, a questa storia. Tant'è vero che quando il protagonista alla ricerca di un'abitazione, e non a caso l'abitazione gliela trovano, l'agenzia immobiliare insomma gli dice che l'unica sede disponibile è in via dei Genovesi, che è nel cuore di Trastevere, appunto a due passi dalla Basilica di Santa Cecilia, in una mansarda proprio nel palazzo al centro del quale insomma si trova questa antica dimora dell'abate Mercalli, in cui c'è questa misteriosa biblioteca, una biblioteca storica, al cui interno insomma è nascosto in qualche maniera questo segreto, ma non è il caso di dire di più, perché insomma dovrà il lettore scoprire come si può giungere in questa biblioteca e soprattutto come sarà possibile poi svelare questo segreto, perché insomma la narrazione è davvero piena di colpi di scena, e tutti quanti i miei amabili lettori mi dicono: perché non si fa un film di questo romanzo? Insomma, io sono naturalmente in attesa che qualche bravo regista lo legga, perché sicuramente se ne potrà trarre un bel film proprio per i colpi di scena, per la ricchezza degli accadimenti, insomma. La cosa molto interessante, maestro, è che alla fin fine, no? Uno può scrivere un giallo, può scrivere un testo musicale, può scrivere una storia d'amore. Lei è riuscita a fare una sinergia completa di tutti questi generi letterari, anche attraverso veramente una lettura pagina dopo pagina senza sosta. Il segreto di Santa Cecilia, ovviamente non lo svegliamo, è legato alla musica, no? Se lei dovesse lanciare un messaggio al suo lettore, no? Io studio pianoforte, quindi amo la musica e ho trovato grande godimento all'interno di questo suo romanzo, ma anche chi non amasse la musica, qual è il messaggio vero? Perché il segreto di Santa Cecilia è forse che la musica può aiutarci, la musica è terapeutica, la musica ci aiuta contro eventi brutti, cosa che abbiamo visto noi stessi in questa nostra diretta pochi minuti fa. Qual è il significato, il segreto vero, reale di tutti i giorni della musica? Eh,
che la musica è fondamentale nella nostra vita. La musica è fondamentale sicuramente nella vita dell'uomo, da sempre. E non è che chi deve accostarsi a questo romanzo deve essere necessariamente un musicista, perché chi ama leggere è inevitabile che ami nello stesso tempo anche la musica, perché la letteratura, la parola, il linguaggio ha strettissime connessioni con l'arte musicale. E quanto è musica? Noi stessi facciamo musica col nostro corpo, e il nostro stesso battito del cuore è un elemento. E poi il nostro metronomo, se vogliamo. Ecco, il metronomo della nostra vita, per cui la musica fa parte della nostra vita anche nei momenti in cui non ce ne rendiamo conto. E naturalmente chi la vive al suo interno, chi è anche un addetto ai lavori, come nel nostro caso, è maggiormente coinvolto. Però ripeto, chi ama leggere sicuramente è quasi scontato che ami anche la musica e quindi amerà anche questo romanzo. E il valore terapeutico della musica è senz'altro è inevitabile, è uno degli elementi fondanti di questo testo ed è una delle ragioni principali per cui vale la pena, insomma, affrontare questa lettura, perché i lettori al termine della narrazione sicuramente staranno meglio rispetto all'inizio, insomma, l'atto iniziale di approccio a questo romanzo. La cosa più bella dopo averlo letto è stato prendere in mano il suo libro e andare in giro per Roma e rivedere quei luoghi. È stata un'emozione perché vedere che è una realtà, non è soltanto fantasia. Volevo chiederle, lei ha preso spunto ovviamente dalla statua di Santa Cecilia, che è l'emblema di tutti i musicisti perché è la patrona di chi studia, di chi già ha finito il suo percorso di formazione, chi vive nella musica, ma a suo avviso, e le lancio un po' la palla secondo me anche su quello che potrebbe essere il suo futuro romanzo in proposito, esistono altre situazioni di carattere storico, di carattere musicale riguardo, diciamo, alla sua professione di organista che possono essere lo spunto di storie simili a quello del Segreto di Santa Cecilia? Sì, probabilmente ci sono, in questo momento non me ne vengono di così significative, anche perché il mio secondo romanzo a cui sto già lavorando non è totalmente dedicato a problemi connessi con la musica ci entra, diciamo, in questo secondo romanzo un po' marginalmente, però la vicenda di Santa Cecilia vorrei insistere ancora per un paio di minuti, perché sono quelli che ci restano, tutto sommato, vorrei insistere che il caso che si legga questo romanzo, perché ultimamente, da qualche anno, c'è una certa tendenza da parte, una certa parte, non so in realtà bene da chi venga questo problema, c'è come una tendenza alla demolizione della figura di Santa Cecilia, perché si mette troppo in evidenza il fatto che sia la patrona della musica soltanto dal Rinascimento, ma la santa è vissuta fra il secondo e il terzo secolo, quindi da quell'epoca, dall'epoca in cui è vissuta fino all'età del Rinascimento c'è molto tempo, connessioni con la musica storicamente non ce ne sono, e addirittura è venuta fuori una teoria molto fantasiosa che dice sostanzialmente che l'antifona famosa Cantantibus Organis, che è l'antifona di Santa Cecilia, cioè che Santa Cecilia, insomma, cantava al Signore, l'odio al Signore mentre suonavano intorno a lei gli strumenti musicali, perché, insomma, organum, termine latino organum, indica gli strumenti musicali nel complesso, non solo specificamente l'organo a canne. Insomma, questa antifona, qualcuno dice, che è frutto di un equivoco, di un errore di trascrizione, perché non era Cantantibus Organis, ma
incandentibus organis, cioè mentre diventavano incandescenti gli organi di tortura. E ora su questa fantasiosa teoria che vuol distruggere, insomma, la figura di Santa Cecilia, soprattutto insomma, il rapporto di Santa Cecilia e la musica, io proprio ultimamente ho scritto un importante articolo, consentitemi, che uscirà nel prossimo numero del mensile Musica, perché insomma è il caso, al di là dei racconti romanzati, di mettere anche chiarezza su questa importante figura e ripristinare la verità storica. Santa Cecilia è giusto che sia la nostra patrona, perché l'antifona è storicamente cantantibus organis, come compare insomma in tutte le fonti storiche che ho consultato e che tutti quanti possono consultare. Per cui è stato importante scrivere un romanzo per attirare la figura su questa santa, ma è anche importante che io ritorni al mio ruolo di musicologo, di studioso della materia, per ripristinare anche la verità storica in questo caso. Quindi un grande servizio anche all'Italia, alla nazione, perché non soltanto Santa Cecilia, ma Guido d'Arezzo ci ha dato le note e tutte le partiture parlano presto, prestissimo, forte, andante, il linguaggio della musica a livello mondiale è un linguaggio che parla la nostra lingua, considerando anche il recital cantando della Camerata dei Bardi, ma che poi quella musica è diventata a livello europeo e mondiale un simbolo che parla fortemente l'italiano. Quindi è stato fondamentale dare un'evidenza, anche se romanzata, appunto, della patrona di tutti i musicisti e della musica in generale. Abbiamo solo un ultimo minuto perché il tempo è volato via. Io ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando e tutti coloro che vedranno successivamente la registrazione, appunto, il libro, il romanzo, l'opera del maestro Domenico Morgante, Il segreto di Santa Cecilia, da un antico manoscritto, la soluzione ai mali del mondo. Non perdetelo perché ne uscirete veramente arricchiti dopo la sua lettura. Grazie maestro. Allora, grazie. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a Domenico Morgante, grazie mille. Adesso passiamo la parola a Paolo Agnoli. Buonasera. Buonasera, benvenuto tra noi, che presenterà il suo libro Hiroshima e il nostro senso morale, analisi di una decisione drammatica di Guerini e associati. Con lui sempre Marco Reggi, che prima poi non ho presentato bene, perché Marco Reggi con VA Culture è uno degli organizzatori, anzi il principale organizzatore insieme a Stefano Zatti del Festival Scientifico che abbiamo concluso a dicembre. Insomma, quindi è sempre qui con noi, ormai è anima di VA Culture, e a lui e a Paolo Agnoli lasciamo la parola. Prego. Grazie Stefano, è un piacere averti conosciuto, aver conosciuto VA Culture e collaborare con te e con tutti gli iscritti e i soci. E adesso cambiamo argomento. Abbiamo qui con noi Paolo Agnoli, un fisico, un filosofo, il quale ha scritto un volume molto interessante, un volume su argomenti anche pesanti, ha scritto Hiroshima e il nostro senso morale. Eccolo qui. Noi viviamo momenti difficili, pandemie, morti, situazioni economiche e sociali molto instabili, ma abbiamo vissuto nella Seconda Guerra Mondiale due eventi drammatici, lo sgancio della bomba su Hiroshima e lo sgancio poco dopo della bomba nucleare su Nagasaki. E Paolo, mi consento di dargli del tu perché ci conosciamo da anni, ha voluto scrivere questo libro per analizzare quelli che sono i fattori fondamentali che hanno portato a questa scelta. Tutti noi facciamo delle scelte, Celestino V, no? Anche lui scelse di non decidere, anche quella è una scelta. E arrivati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, non scordiamoci cosa è stata la Shoah, non scordiamoci i milioni di morti in tutti i fronti che ci sono stati per effetto della Seconda Guerra Mondiale, e con gli studi di Enrico Fermi, di Einstein e di tanti altri fisici, parallelamente anche all'ipotesi dello sviluppo della bomba
nucleare da parte anche dei tedeschi, nonché dei russi, gli americani ad un certo punto decidono di sganciare la bomba su Hiroshima. Alcuni giorni dopo lo faranno su Nagasaki. E il dottor Agnoli, l'amico Paolo, a pagina 16 di questo interessantissimo volume fa un elenco. Inizia a dire perché hanno sganciato. Era necessario. Ne bastava una di bomba. Potevano fare un atto dimostrativo nel deserto. Era una guerra che si stava concludendo. Era necessario fare questo? È giusto che degli scienziati, il cui scopo è quello di dare conoscenza e evoluzione all'umanità, mettano a disposizione le loro scoperte per un evento così tragico? Era una lotta, una corsa per fermare la Germania, che forse essa stessa aveva la bomba. Ebbene, Paolo Agnoli, in un excursus veramente completo, sociale, politico, economico, anche di quelle che sono le teorie delle decisioni, il decision making, nel suo libro cerca di dare una risposta a tutti questi quesiti e a tanti altri che io ho appena posto. Quindi chiedo subito a Paolo di farci, nel breve tempo che noi abbiamo purtroppo, un excursus generale di quello che era lo stato allora della società, perché si è arrivati a voler sganciare e se c'è una risposta a tutti quei quesiti che io ho appena enunciato. Grazie Paolo. Prego, anzi grazie a te, agli organizzatori e agli amici che stanno ascoltando. Risponderò fra pochi secondi, magari un paio di minuti al massimo, alla tua domanda. Vorrei intanto esordire con questo. Vedete, Hiroshima è stato probabilmente l'evento più significativo del Novecento, nel senso che il Washington Post agli inizi di questo secolo ha fatto un sondaggio amplissimo fra storici, filosofi, giornalisti di tutto il mondo su qual era l'evento più significativo del Novecento. È venuto proprio fuori Hiroshima e lo sbarco sulla Luna è arrivato solo secondo, è anche molto distanziato. Quindi su Hiroshima si è discusso molto, si è scritto molto, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia si è scritto molto poco, ma in altri paesi si è scritto molto. Quello che nella mia storia, ecco, di studioso in questo campo, avevo verificato è che spesso le persone danno dei giudizi in campo morale basati spesso sulle emozioni e sull'emotività. E questo è assolutamente naturale che sia. E soprattutto nel caso di Hiroshima prevalgono di gran lunga questo tipo di giudizi. Nel mio libro ho provato, dopo uno studio molto ampio, di vedere un approccio più razionale, partendo da un concetto di etica che non è l'etica dei pronunciamenti, ma l'etica degli argomenti. E quindi c'è una regola aurea, Marco, in questo, mettersi nelle vesti, nei panni di chi prende quel tipo di decisioni. Questo è stato un po' l'excursus del libro e quindi inviterei chi fosse interessato a questi argomenti a riflettere su quello che sto dicendo e quindi capire se è interessato o meno. Rispondo alla tua domanda. Vedete, proprio perché l'etica degli argomenti è un'etica del contesto, quindi non è un'etica basata su principi assoluti, su principi non negoziabili, che in realtà io sono convinto ci aiutano a decidere, ma non ci aiutano a decidere bene. Pensate a un principio assoluto, quello di non uccidere. Io credo nei principi universali. Noi sappiamo tutti che uccidere un'altra persona è sbagliato. Però vi sono dei casi particolari. Pensate alla legittima difesa. Anche San Tommaso diceva che è legittimo uccidere nel caso della legittima difesa. Pensiamo a un poliziotto che deve difenderci da un assalto, da un terrorista e così via. Ecco, allora mettiamoci nei panni di chi ha preso quelle decisioni. Ricordo pochi numeri. 60 milioni di morti vi erano stati. Io non dico neanche quello che hanno fatto i nazisti e quello che fecero i giapponesi. Quello che fecero i giapponesi in Cina, quello che fecero in Corea, nelle Filippine, cose terribili, da 30 milioni di morti più donne utilizzate come equipaggiamento e buttate e uccise nella giungla. Quello che hanno fatto i nazisti in parte l'hai ricordato tu, ma anche quello che fecero gli alleati. Riflettete su questo: gli 8 mesi precedenti allo sgancio della bomba di Hiroshima erano stati uccisi 1 milione di giapponesi con le bombe a napalm e a fosforo bianco. Sono bombe che ti fanno morire in una maniera terribile, dolorosissima, e che i cui, come dire, effetti durano nel tempo.
almeno quanto quelli delle radiazioni. Tutti questi aspetti sono certamente descritti all'interno del libro, anche come è strutturato ovviamente. Sì, adesso ecco, rispondo anche a questo, ma volevo anche rispondere alla tua prima domanda. In Europa le tempeste di fuoco sulla Germania causarono, insieme poi all'invasione, dopo che fu invasa nell'ultimo anno di guerra, 4 milioni di morti, cioè la Germania ha avuto 6 milioni di morti, gli ultimi 4 li ha avuti quando era già sconfitta, perché essere sconfitti, come era sconfitto sicuramente il Giappone agli inizi del 45, non significa che essere sul punto di arrendersi. La Germania ebbe 4 milioni di morti fra bombe e invasione prima di arrendersi in maniera, diciamo così, senza condizioni. Considera che il Giappone poi quando si arrese non si arrese senza condizioni, ci sono delle condizioni molto precise, che l'imperatore e la famiglia reale non fosse neppure interrogata e che il regime imperiale rimanesse intatto. Quindi ho cercato nel libro di vedere delle argomentazioni che in quel momento ai più sembravano assolutamente accettabili. Anche la stessa Unità uscì con un titolo entusiasta per essere stata distrutta l'ultima potenza fascista del mondo. Articoli, sto parlando di chi poi cambiò idea su questo in base a quello che fu la Guerra Fredda, ma vi fu una quasi unanimità a quel periodo. I soldati che festeggiavano per il fatto che sapevano che altrimenti dovevano andare, per esempio degli americani, ad invadere il Giappone. Una parte significativa degli intellettuali, anche dei politici giapponesi, che almeno i civili, che videro nella bomba quasi una salvezza venuta dal cielo, dissero, perché evitava un'invasione del Giappone che avrebbe portato probabilmente a 1 milione di morti americani, ma milioni e milioni di morti giapponesi. Ripeto, pensate a quello che è successo nella Germania. Se fosse, io faccio una provocazione nel libro, so che sono cose abbastanza dolorose, però ve lo dico perché le ho fatte con grande sincerità basate su anni di studio. Voi pensate se effettivamente la bomba fosse stata buttata su Dresda, faccio un esempio, Dresda fu distrutta, 150.000 morti con bombe al napa, scusate, al fosforo bianco, e la gente si buttava nel fiume, si buttava nelle fontane e moriva letteralmente bollita. Pensate se quella bomba fosse stata costruita prima, fosse stata gettata su Dresda, tutto lascia intendere che si sarebbero arresi i giapponesi, i tedeschi, visto che si sono arresi i giapponesi, e non ci sarebbe stato neanche Hiroshima e Nagasaki, avremmo salvato 4 milioni di tedeschi. Che cosa voglio dire con questo? Che è stato un evento terribile, è stato un qualcosa che rimarrà nella storia dell'umanità come una macchia che fa parte della storia della specie umana, però in quel momento è stato probabilmente il male minore, è stato ha permesso al Giappone di arrendersi, come dico, a qualcosa di sovrannaturale, alla scienza e non a un nemico. In 2700 anni di storia il Giappone non aveva mai perso una guerra e non vi era stata mai una singola pattuglia che si fosse arresa al nemico, solamente dei singoli, perché arrendersi era il peggior, come dire, la peggior vergogna. Loro trattavano i giapponesi, i loro prigionieri, qualcuno avrà visto film di guerra sui giapponesi e le prigioni giapponesi, trattavano le persone come maruta, come per pezzi di legno, perché per loro un soldato che si era arreso aveva perso qualsiasi tipo di dignità. Questo stava scritto nei manuali, nei samurai e così via. Per cui arrendersi alla scienza fu qualche cosa che li salvò. E ci tengo a dire, Marco, che i giapponesi non si arresero per quello che era accaduto. Ho detto, purtroppo, terribili 100.000 morti a Hiroshima, 80.000 a Nagasaki, ma rispetto ai milioni che avevano avuto precedentemente non era nulla. Loro si arresero per quello che la bomba avrebbe potuto fare. Perché... Anche... Prego. Sì, no, anche, pensavo anche alla lettura storica dei dati, no? Perché tu nel libro a un certo punto dici, ma non si poteva aspettare, no? Tu hai citato 150.000 morti, magari su altre fonti leggiamo 20.000 morti, quindi anche una lettura della storia fatta in ottiche differenti. Ecco, all'interno del tuo libro evidenzi lo stesso problema analizzato in più direzioni differenti, come tu, certo, stesso hai detto.
Certo che ci ho provato, perché erano le mie stesse domande. Perché buttare la seconda bomba? Perché non fare un tentativo? Bene, su un, per esempio, un terreno neutro, oppure avvertire gli giapponesi dove fosse stata buttata la bomba. Allora, iniziamo a dire questo, che spesso non viene sottolineato, almeno a livello popolare. Dopo la prima bomba, i giapponesi non si arresero, i sette grandi, cioè l'imperatore e i sei ministri principali, non si arresero. Uno dei motivi principali era che loro pensavano che, essendo costosissimo costruire una bomba, miliardi e miliardi di dollari di allora, e ci avevano provato tutti, i tedeschi, i russi, gli stessi giapponesi, loro erano convinti che gli americani avessero fatto una sola bomba. E comunque non si arresero. Quindi, se non si sono arresi di fronte alla prima bomba, è molto improbabile che si fossero arresi a una dimostrazione qualsiasi. Secondo, ricordo che dopo la seconda bomba, tra la prima e la seconda passarono tre giorni, dopo la seconda, dopo pochissime ore, arrivò un telex tramite l'ambasciata svizzera agli americani nel dire che si era pronti a discutere. Questo perché vi fu uno stallo, tre erano a favore dopo la seconda bomba dei grandi ad arrendersi e tre no. E fu un imperatore, Hirohito stesso, adesso ingoio le mie stesse lacrime, ma noi non possiamo lottare con una forza soprannaturale e quindi dobbiamo arrendersi. E questo fatto, ripeto, avvenne poche ore dopo. Quindi dopo Hiroshima loro potevano benissimo arrendersi e non si sono arresi. Si sono arresi dopo Nagasaki. Avvertire i giapponesi di dove sarebbe stata buttata la bomba avrebbe causato cose che erano già avvenute, ovvero i giapponesi portavano i prigionieri, soprattutto asiatici, ma anche olandesi, americani, cioè nei punti dove loro sapevano che potevano essere bombardati. Questo è un altro aspetto importante da tenere presente. La sì, qualcuno dice giustamente, questo è verissimo, che i giapponesi erano già sconfitti agli inizi del 45. Ma io nel mio libro faccio una provocazione. Ma allora, se i giapponesi erano sconfitti all'inizio del 45, allora anche Iwo Jima, anche Okinawa, battaglie tremende che hanno portato più morti di Hiroshima e Nagasaki tra americani e giapponesi, allora anche quelle sono state immorali. Il problema è che, come dicevo prima, come dimostra la Germania, non basta essere sconfitti per arrendersi. I giapponesi non si sarebbero mai arresi. Io vorrei raccontare un aneddoto, visto che fra pochi minuti dovremmo anche concludere, che a me colpì molto, ve ne sono molti. È un libro, tra l'altro, scritto da giapponesi, lo trovate citato nella bibliografia del mio libro. Nell'ultimo periodo della guerra vi erano molti cosiddetti kamikaze. Poi la parola kamikaze, sapete, viene utilizzata anche oggi. I giapponesi giustamente si offendono, perché quei ufficiali giapponesi non andavano a buttarsi sui mercati o su gente innocente, andavano a combattere con le navi americane. Era assolutamente legittimo. Bene, questi kamikaze erano volontari e venivano in genere prescelte le persone single o al massimo sposati senza figli. E vi era un ufficiale, era stato un eroe, una bravissima persona, che si proponeva e veniva continuamente bocciato. E lui scrisse alla moglie, aveva due bambini e la moglie, scrisse a casa dicendo: "Badate, purtroppo io non riesco ad essere fiero di me stesso, mi vergogno perché non riesco a fare il mio lavoro fino in fondo", e gli spiegano il perché. Perché purtroppo da questo punto di vista sono sposato a dei bimbi. Arriva che c'è un giorno di congedo, per un giorno di congedo lui si reca a casa, apre la porta e trova solamente un foglio sulla scrivania. La moglie aveva scritto questo foglio, dice: "Guarda caro, io porto i due bambini, andiamo al fiume qui vicino e mi suicido e uccido i bimbi, così tu sei libero di fare il tuo dovere". E questo fu, e lui morì a Okinawa. Cioè i giapponesi avevano un senso dell'onore e della guerra, anche perché è un popolo, e tra l'altro anche a quel periodo lì un tipo di governo che era assolutamente militarista, e in cui veniva prima l'orgoglio del Giappone che non la vita dei propri figli. Questo è solamente uno, ripeto, viene citato il libro e potete leggerlo, citato da storici giapponesi, che a me ha fatto veramente piangere, perché poi vi è anche un rispetto per la grande, come dire,
per questo grande senso dell'onore che avevano i giapponesi, ma era qualcosa che non era assolutamente capito in Occidente. Gli americani, prima di capire che i kamikaze si andavano a buttare sulle navi, ci misero molto tempo. Loro non immaginavano neppure che un combattente, ripeto, legittimamente si potesse suicidare nel combattimento. Quindi erano due mentalità estremamente diverse. Churchill ha avuto sempre molto rispetto da questo punto di vista, però vi sono anche aspetti terribili, perché questo significava portare la guerra avanti probabilmente per anni e anni. Certo, per anni dovremmo parlare per ore, perché stavo sfogliando proprio in questo mentre tu parlavi i vari capitoli e paragrafi, no? La scelta degli scienziati, la famosa lettera di Einstein, la scelta di Truman, anche il senso morale, ma stiamo arrivando veramente alla conclusione del nostro spazio. Tu ci hai fatto fare delle osservazioni, delle riflessioni molto profonde, perché ci hai detto, ecco, se succede questo evento, ho un certo numero di morti, ma forse riesco a salvarne altri, quelle che sono le decisioni così profonde nella vita, nell'ottica, no? Di chi attacca, di chi si deve difendere, di chi deve trovare la libertà. In questo stesso periodo noi abbiamo vissuto con il problema della pandemia, con il Covid, ho una sola terapia intensiva, ho due malati, chi scelgo, no? La teoria delle decisioni, il senso morale, l'etica. E leggendo il tuo libro, è molto affascinante, oggettivamente, ci porti passo dopo passo a cercare di dare una spiegazione, un perché a tutte quelle domande che noi ci siamo fatti. Ecco, manca solo un minuto e vorrei chiederti una tua conclusione appunto del tuo libro, che ripeto, si intitola Hiroshima e il nostro senso morale. Vorrei che concludessi tu, ecco, con alcune riflessioni. Allora, guarda, innanzitutto è vero quello che dici, secondo me la scelta di Hiroshima fu molto dibattuta. Truman fece diversi tipi di, chiamiamolo task force di esperti, quindi non di un solo tipo, erano dei militari, dei politici, dei manager, degli storici, quindi, e poi si prese lui la responsabilità di decidere. Oggi se dovremmo imparare qualche cosa, io ho un rispetto immenso dei virologi, però non è che si può decidere solamente i virologi che cosa è giusto e sbagliato fare, cioè, la politica non può abdicare questo, bisognerebbe sentire anche altri tipi di medici, di economisti e così via, e poi scegliere la decisione più giusta. La conclusione io la farei in questo modo: io mi sono convinto della cosa terribile che noi dobbiamo evitare in qualsiasi maniera, essendo pacifici con i nostri partner, con le nostre famiglie, con i nostri amici, con i nostri colleghi, è evitare la guerra. La guerra nasce già nei rapporti fra le persone, quando si bruciano le bandiere di un altro stato per strada, quando si inveisce contro un altro popolo, questo poi porta alle guerre. Poi purtroppo come le guerre vengono combattute, certo che è importante, ma non è il fatto decisivo, il problema è la guerra in sé. Io vi vorrei leggere, e finisco, una lettera che scrisse in maniera assolutamente privata uno dei massimi responsabili americani nella baia di Tokyo, quando firmò, il Giappone firmò la resa, e ripeto, non incondizionata, una resa condizionata. Lui scrisse una lettera al figlio che venne fuori solamente molti anni dopo, e io ve la leggo e finirei con questo. Caro figlio Walter, la resa formale del Giappone sarà firmata qui nella baia di Tokyo il 3 settembre. Alla fine avremo pace sulla terra di nuovo. Non c'è nulla di avventuroso o eccitante nella guerra, figlio mio. Prego Dio che da parte nostra si sia fatto un buon lavoro nel fare di questa guerra la guerra che porrà fine a tutte le guerre. Quando sarai un po' più grande, forse potrai pensare che la guerra sia una grande avventura. Fidati di me, è la cosa più orribile mai fatta dall'uomo. Sarò a casa questo Natale e ogni Natale da allora in poi a casa. Home, H-O-M-O. Questo è il posto dove stare. Prenditi cura di mamma finché non arrivo. Con amore, papà. Grazie Paolo, grazie. Ti ringrazio. Ricordo Paolo Agnoli, Hiroshima e il nostro senso morale. E do di nuovo la parola all'amico Stefano. Grazie a te. Grazie Marco, che tornerai poi dopo. E ringrazio Paolo Agnoli veramente per l'interessante incontro. E purtroppo la guerra c'è chi piace probabilmente anche, quindi
ce la teniamo purtroppo. Allora, Paolo Agnoli, la saluto, grazie. Ora la ringrazio ancora. Allora, adesso diamo la parola a Francesca Garello, che chiedo di riattivare il microfono, per favore. Ah, giusto. È il sistema di sicurezza che abbiamo. Eccomi. Altrimenti abbiamo queste incursioni così delicate, così delicate. Allora, Francesca Garello, un titolo, non conosco il libro, il titolo è intrigante, L'uomo che volle farsi strega, edito da Homo Scrivens. Grazie, 20 minuti per lei. Eccoci, allora buonasera, grazie, grazie tante di avermi permesso di utilizzare questo spazio all'interno di questa maratona, mi fa molto piacere, molto stimolante. Rispetto all'argomento precedente, il mio è più leggero, non è un saggio e neanche un romanzo, è un'antologia di racconti, L'uomo che volle farsi strega, appunto, edito da Homo Scrivens, è uscito all'inizio di questo anno, ma no, anzi all'inizio del 2020 per la verità, ma a causa della pandemia è stato più difficile portarlo in giro e diciamo pubblicizzarlo. Il titolo che colpisce purtroppo non è tutto merito mio, è in realtà mutuato, non voglio dire copiato, ispirato a un racconto di Kipling, L'uomo che volle farsi re. Il titolo però è riferito a uno dei racconti di questa antologia, il primo peraltro, quello che apre l'antologia, che tratta appunto, racconta la storia di un uomo che chiede di entrare in una congrega di streghe, una congrega molto tradizionalista, è ambientato diciamo in un'epoca contemporanea, però queste streghe hanno alle spalle una lunghissima storia e lui chiede di entrare in nome della parità di genere e delle pari opportunità, questo è proprio il titolo poi del racconto, segue un dibattito tra le streghe e la messa alla prova di questo giovanotto che pretende di entrare in questa congrega. Il tema, al di là diciamo della sua implicazione femminile, è quello che è un po' il filo conduttore di questi miei racconti, e cioè il rovesciamento della prospettiva, raccontando storie che, pur essendo in qualche modo collocate in una quotidianità, hanno poi a un certo punto del racconto uno scartamento che le porta lontano dalla vera realtà e le porta in una dimensione più fantastica. Infatti, se io dovessi definire il genere che scrivo, non direi che scrivo fantascienza o fantasy, ma scrivo proprio un genere fantastico, in cui gli elementi sono fantastici nel senso che sono al di fuori, portano al di fuori da quella che è la vita reale. Alcuni poi sono veramente fantastici, nel senso che ci sono, per esempio, in uno di questi racconti c'è un drago e un cacciatore di draghi. In altri c'è proprio la fantascienza con le astronavi, però in generale molti sono anche ambientati in una quotidianità con scartamento laterale. I racconti di questa antologia sono 20, questa è la seconda, diciamo, vita, la seconda edizione di questa antologia che uscì con un titolo uguale ma con una diversa composizione nel 2013. Quella del 2020 è diversa perché è arricchita, è ampliata, ci sono alcuni racconti nuovi, alcuni dei quali inediti e uno dei quali vincitore di un altro concorso. Quello che non ho detto prima è che la gran parte di questi racconti sono stati pubblicati o in antologie specializzate, alcuni hanno partecipato a dei concorsi nazionali per racconti e diversi hanno anche vinto, alcuni si sono piazzati in altre posizioni. Non ho mai avuto il secondo posto, o il primo, il terzo o anche il quarto, il secondo mi è sempre sfuggito. I temi di questi racconti sono appunto legati al fantastico in generale. E siccome io scrivo racconti, che è una forma di, diciamo, di narrativa al giorno d'oggi un filino meno usata di quanto non fosse un tempo, vorrei diciamo procedere per punti per spiegare quali sono le caratteristiche di questa antologia, dei racconti e di, in fondo, quello che è il mio stile di scrittura. Tutti quanti hanno come filo conduttore il fantastico, ma l'altro elemento sempre molto importante è l'umorismo. Io scrivo racconti, non direi allegri, perché a volte hanno
anche un sostrato malinconico e a volte anche un po' triste, ma in generale i miei personaggi hanno sempre un approccio così umoristico alla vita, e spesso invece l'umorismo è nel punto di vista, perché una situazione che può essere banale o anche noiosa nella vita reale viene interpretata attraverso, diciamo, una lente che è quella dell'umorismo. Dunque, in questa breve presentazione io spiegherò questi quattro punti che secondo me sono essenziali in questo volume, e cioè perché il fantastico, perché la fantascienza, perché i racconti e perché l'umorismo. Perché il fantastico è perché a me piace avere uno sguardo laterale sulla quotidianità, anzi a volte mi viene proprio inevitabile, naturale, non ci penso neanche molto. Uno di questi racconti, per esempio, è ispirato a una fila alle poste, e su questa fila alle poste e alla strana conversazione veramente fantastica che ho avuto con la signora allo sportello circa un pacco che non si trovava, mi è venuto in mente che appunto questa era già una situazione surreale e che bastava poco per trasformarla in un racconto. E infatti su quella poi ci si sono attaccate altre esperienze che tutti noi avremo fatto: la coda dal salumiere con i numerini che fanno il suono bip ogni volta che cambiano, oppure il vigile che ci ricorda che non possiamo sostare in un certo posto. Ecco, tutto questo, diciamo, mi è servito a costruire una storia veramente molto fantastica. Il lettore però non se ne deve accorgere, almeno la mia ambizione è quella di scrivere racconti in cui il lettore viene trascinato in una situazione che non sospetta minimamente si trasformerà in un'altra cosa. Questo a me succede perché io spesso penso al finale prima della storia, mi innamoro di una frase o di una situazione che è la perfetta conclusione a sorpresa di una storia. Dopo però devo costruire la storia, quindi devo andare a ritroso costruendo la situazione, incastrando gli elementi che porteranno a quella soluzione conclusiva. Quindi è un po' un gioco di incastri. Funziona bene, io mi sento soddisfatta quando io rido mentre lo scrivo e la persona che legge non sa dove sta andando a finire, viene sorpresa da questa conclusione. Perché il fantastico? E poi perché la fantascienza all'interno del fantastico, che è un'ulteriore specificazione del fantastico. Io sono stata probabilmente influenzata da mio padre, che pur avendo, diciamo, essendo cresciuto in una generazione che forse la fantascienza non l'apprezzava tanto, classe 1934, è stato invece un grande appassionato di fantascienza fin da ragazzo. E mi è andato subito da leggere dei libri di fantascienza anche quando ero bambina. Il primo lo ebbi che avevo 8 anni ed era Viaggio nell'infinito di Van Vogt. Questo libro ha lasciato in me un'impressione indelebile, un po' ma spaventata, devo dire, perché gli alieni, uno in particolare, erano un po' spaventosi, ma in realtà mi ha imprintata, se vogliamo, con un tipo di fantascienza ottimista, cioè una fantascienza che vede nella scienza e nei viaggi spaziali e nella fuga dal nostro pianeta uno strumento per migliorarci, e non per conquistare o per combattere, ma attraverso, diciamo, la comprensione di specie diverse dalle nostre, giungere a un'armonia non solo esterna ma anche interna. È un po' il concetto di Star Trek, insomma. Io ci ho creduto molto che un giorno avremmo migliorato tutto, poi, diciamo, le cose si sono un po' perse per strada. E quindi sono rimasta sempre affezionata a questi esploratori coraggiosi che però andavano nello spazio non per conquistare o bombardare, ma per trovare, costruire ponti di comprensione. La fantascienza, tra l'altro, è un genere letterario che consente molta trasversalità, nel senso che non si sa neppure tanto bene dove finisca e dove inizi. Se uno scrive una storia, una mystery story, quella che noi chiameremo un giallo, in un'astronave, un libro giallo è un libro di fantascienza, con il delitto, l'investigatore, i sospettati, l'indagine, eccetera. Che cos'è? E quindi in realtà la fantascienza si presta ad essere il sostegno, il supporto di altre cose. E a me, per esempio, personalmente è servita molto per inserire anche tematiche, diciamo, che adesso non vorrei pomposamente definire sociali, perché magari è anche un po' troppo, ma che trattano, diciamo, dei punti, dei nodi che a me come persona e come donna sembrano importanti. E quindi, per esempio, ci sono molte donne nei miei racconti di fantascienza che, se non sono loro le protagoniste,
sono in qualche modo il nodo intorno al quale la storia si avvolge. D'altra parte la fantascienza è sempre stata molto amica delle donne, nonostante le donne forse pratichino meno la fantascienza, ora forse è un po' cambiato, ma insomma in generale si pensava che fosse un genere molto maschile. In realtà le donne hanno utilizzato la fantascienza, soprattutto negli anni 70, come un veicolo di desideri. Quello che ora non si poteva fare in questo nostro periodo, nel futuro forse sarebbe stato diverso, e quindi le tematiche dell'emancipazione, anche della discriminazione tra i sessi, venivano in qualche modo proiettate o risolvendole o anche peggiorandole nel futuro per trarne una lezione al presente. Quindi a me è sembrato subito molto un esprimermi attraverso la fantascienza. Siccome io ho studi classici alle spalle, sono laureata in archeologia classica, anche la storia è fonte per me di ispirazione. E anche qua il punto di vista è quello laterale. Cioè, tra le pieghe dei manuali di storia, mentre studiavo, io mi accorgevo che c'erano un sacco di storie non raccontate, che però erano là, bastava andarle a prendere ed erano a disposizione di tutti. Che le donne siano meno rappresentate nei libri di storia è innegabile, se non sono regine o principesse o donne di forte personalità si perdono un po' nella storia. Nessuno sa, per esempio, che se Shakespeare aveva una sorella che scriveva bene come lui, chissà. Oppure se ci sono state delle donne politiche che non hanno potuto esprimersi perché non erano sposate col re giusto, sono state perdute lì. E a me è piaciuto ogni tanto recuperare personaggi che forse sono passati attraverso la storia senza che noi l'abbiamo visti. Per esempio nell'antologia ci sono due racconti che si svolgono entrambi nella Grecia antica. Uno si intitola Delfi, ambientato esattamente lì, e l'altro invece ha un titolo un po' più strano, Il giorno della capra, che anche qua il titolo è stato fatto apposta per trarre un po' in inganno il lettore. Non si capisce tanto bene di che cosa si parla, fino a che a un certo punto si va avanti con la lettura e si capisce che in fondo è una rilettura del mito di Dedalo e Icaro da un altro punto di vista. E quindi anche qui la storia anche offre opportunità di scartare dall'asse della prospettiva per andare da qualche altra parte più fantastica. Perché scrivo racconti? Scrivo racconti per un equivoco, ho capito male, nel senso che credevo ingenuamente che il racconto fosse più semplice del romanzo perché è più corto. E solo dopo invece ho capito che è molto più difficile. Voltaire pare abbia scritto molto meglio di come io ve lo dico adesso, che a un amico scrivendo: mi scuso per questa lunga lettera, ma purtroppo non ho avuto il tempo di scriverne una più corta, perché scrivere una cosa breve, ma ben scritta, richiede una grande fatica di limatura, di soppesamento delle parole e dei concetti. Scrivere un racconto richiede molta abilità e leggerezza e mestiere che si impara un po' per volta, perché bisogna raccontare una storia compiuta e soddisfacente, ma senza poter investire parole nell'ambientazione. Non si deve dire tanto perché non hai spazio. Devi tratteggiare personaggi a cui il lettore si possa affezionare, ma non li puoi approfondire perché anche quello porta via tempo. Devi appagare il lettore quando ha finito di leggere il tuo racconto, ma devi ancora fargli venire voglia di leggerne degli altri. E quindi è un filo teso su cui lo scrittore cammina in equilibrio. E a me piace questa cosa, anche se mi rendo conto che a volte mi costa veramente molta fatica. Forse farei meno fatica a scrivere un romanzo lasciando andare le parole senza contarle. Infine, perché il racconto in realtà ha una sua valenza letteraria. Ora non pretendo di essere io quella che gli darà la valenza letteraria, però alle spalle, diciamo, ho dei bei precedenti, perché forse il primo di cui ricordiamo tutti perché siamo stati a scuola e l'abbiamo imparato è il Decameron di Boccaccio, che è composto di racconti che hanno un filo conduttore, però sono autoconclusivi, o ciascuno ha una storia che si conclude. Parallelamente, poco dopo, c'erano in Inghilterra i racconti di Canterbury, per cui anche Chaucer ha scelto questo stesso tipo di mezzo narrativo. Ce ne sono stati poi molti nell'Ottocento, Edgar Allan Poe è quello che piace a me, perché a me piacciono queste storie un po' di genere, però insomma c'è stato Chekhov che ha scritto tanti racconti, e più avanti, venendo nel Novecento, noi italiani siamo molto ben rappresentati con i racconti.
Verga, Pirandello li abbiamo studiati a scuola, ma poi D'Annunzio ne ha scritti, Moravia si è cimentato, insomma, fino ad arrivare, Calvino probabilmente anche un altro che abbiamo letto tutto, Tabucchi il più recente. Insomma, diciamo che si capisce che è un genere che stimola, tant'è che poi nel 2013 c'è stato un premio Nobel dedicato a una scrittrice canadese, Alice Munro, la quale è famosa per i racconti, non per i suoi romanzi. Quindi alla fine si può vincere un Nobel con i racconti. Dunque, io mi sento, diciamo, stimolata e nello stesso tempo anche un po' schiacciata da questo genere letterario che offre molte opportunità, ma richiede molta fatica. Infine, perché l'umorismo? Beh, l'umorismo, a parte che mi viene naturale perché sono un tipo così allegro e spiritoso, ma già Tacito sosteneva che l'umorismo è un'arma terribile, anzi lui parlava del ridicolo, in particolare ne parlava a proposito di Nerone, che per screditare il fratellastro britannico lo metteva in ridicolo. Ridere uccide l'avversario, ed è per questo che si diceva negli anni politici del Novecento una risata vi seppellirà, perché non c'è niente di più umiliante che ridere del proprio nemico, per il nemico naturalmente. E nel Nome della Rosa Umberto Eco fa dire al bibliotecario Jorge de Burgos che odia, appunto, che fa tutti i delitti per nascondere quel testo di Aristotele sul riso, sulla commedia. Il riso uccide la paura. E senza la paura non ci può essere la fede, perché la fede è legata al timore di Dio. Ora, se noi sostituiamo a Dio il potere, la paura è quella che ci sottomette al potere, e le risate, il riso, diciamo, uccide il potere, lo rende, diciamo, più che lo uccide, gli spunta le armi. Ecco perché, secondo me, il genere dell'umorismo ha una sua dignità superiore, diciamo, a quella che noi siamo a volte abituati ad attribuirgli. Con questo io sento di aver concluso, vedo che sono anche arrivata, vi avrei letto un piccolo brano, ma mi sa che non abbiamo più tempo, quindi... È una parlatrice straordinaria, insomma, è la perfezione! Sono abituata a parlare a presentazioni o a piccole lezioni, eccetera, quindi a dover stare un po' attenta all'esposizione e ai tempi. Di solito mi aiuto con un PowerPoint, perché i PowerPoint ti aiutano con le slide a stare... Questa PowerPoint sarà perfetta. Questa allora... volta mi sono presa degli appunti, però, dico la verità. E quindi niente, vi ringrazio. Grazie a Francesca Garelli. Vi faccio di nuovo vedere la copertina, che mi piace molto perché questo è uno dei miei colori preferiti. E grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie per la serata. Passiamo adesso la parola di nuovo a Marco Reggi. Okay. Grazie. Allora, Paolo Monti e Laura Rossi ci parleranno di tassonomie spaziali, edito da Experts London. Ok. Difficilissimo, ci spiegherete un po' a noi ignoranti. Tu, Marco, sei ingegnere aerospaziale, credo che tu sei sicuramente, c'hai più chiara la cosa. Siamo pronti ad ascoltarvi. Prego. Sì, iniziamo questo nostro slot ulteriore che ho l'onore di presentare, appunto, con l'artista Paolo Monti e l'architetto Laura Rossi. E oggi parliamo di spazio in questo nostro breve slot e volevo dirvi una cosa, volevo chiedervi una cosa. Potete mai immaginare che un museo può arrivare nello spazio? Potete mai immaginare che un satellite diventa sede di un'opera artistica? Siamo abituati al Louvre, ai musei capitolini, siamo abituati a vedere un quadro, un'esposizione all'interno di un museo, di una villa, di un castello, però mai abbiamo pensato che un'opera d'arte può essere messa a bordo di un satellite e quel satellite diventare un museo spaziale. Do il benvenuto a Paolo, do il benvenuto a Laura e voglio iniziare a chiedere subito una cosa a Paolo. E la tua opera, appunto, è quella che stavo citando, si chiama Sindone 21 primi 37 secondi e dal 2011 è stata installata a bordo di un satellite che sta orbitando intorno alla Terra. Quindi un museo spaziale, un museo orbitante. E dal suo tracciamento, quando noi vediamo, spesso ci capita
nelle trasmissioni scientifiche, ma anche quando vediamo le previsioni del tempo e vediamo appunto queste tracce che sulla Terra rappresentano l'orbita intorno alla Terra del satellite stesso, ebbene tutto questo prende il nome di tassonomia spaziale. E questa tua opera è raccolta in un libro catalogo, appunto come ci diceva Stefano. E ci racconti, Paolo, come è nata questa tua idea, ma soprattutto come nasce il tuo legame con lo spazio? Il mio legame con lo spazio, come posso dire? Grazie innanzitutto per l'invito e per avermi consentito di risalire alla genesi di questo progetto. In tutto il mio lavoro è l'idea che viene per primo, quindi precede. E quindi ho fatto un, come dire, e quindi poi va in seguito ad una, fa seguito ad una di impiego degli strumenti tecnico-scientifici più efficaci al mio lavoro su queste, sull'evento, quindi nel suo divenire. In questo senso mi sento più vicino al ricercatore e quindi mi è di orientamento la ricerca, ma in realtà poi in realtà divento un trovatore, un rabdomante, in quanto le idee mi raggiungono brividandomi e appunto spesso le fisso in forma poetica. Quando una cosa non vuole essere più toccata, si innamora dell'alto e vola via, parte a razzo, brucia la terra disinfestandola, gravitando in gravitando mondo. Un'idea produce sempre una trasformata. Sto parlando di come un'idea traccia un ponte di correlazione quantistica sincronica, mette in allarme il contesto, attiva il sentimento, ti fa sentire come un Sioux con l'orecchio a terra. Da dove arrivano le idee? Fanno rumore le idee, sono solo silenti. Forse sono solo sibilanti e sfuggono in velocità. Quindi anche le idee viaggiano incanalate in corridoi di prossimità per non collidere. Quindi anche le idee viaggiano in sicurezza per non abbandonarsi al fuoripista. Le idee si annusano tra loro, fanno campo. Se i campi non dialogano, non si approdano. Le idee, alcune, sono velocissime. Il pattern lo scelgono loro e mediante loro la parola. Le idee sono polari o apolari, pulsano o non pulsano. E così come anche per il progetto Tazebauer, al quale prendono vita le tassonomie spaziali che partono appunto dalla visione del Dineo, mutuano delle classificazioni quindi. E quindi sono delle classificazioni gerarchiche che possono farci risalire alla sua evoluzione. Era da tempo che cercavo di escogitare un punto, un piccolo punto nello spazio per appuntare delle idee, qualcosa che fosse qualcosa di extra temporale, di extra spaziale, di atmosferico sostanzialmente. In cosa consiste la tua opera? Cos'è Sindone 21 primi? Cos'è Sindone 21 primi 37 secondi? So che è un dollaro che è stato opportunamente trattato ed è stato poi come opera d'arte inviato nello spazio. Secondi in realtà non l'ho mai espresso, però diciamo si evidenzia una sorta di piccola miracolanzatia, perché mentre mio padre Angelo era appunto ricoverato e già in coma, alle 21:37 sincronicamente con la morte del Santo Padre Giovanni Paolo II, mio padre invece wake up, è tornato in via. Quindi sostanzialmente è una piccola cosa, ho fatto più un omaggio ad Angelo, a mio padre, piuttosto, quindi era una piccola cosa così molto criptica, molto rannicchiata all'interno, un qualcosa che poi mi è servito, perché tutto è nato da una dorcina, qualcosa di molto potente. Quindi trovarmi adesso con una piccola opera che non perderò per 25 anni in cielo mi dà una grande solidità, perché è l'unica cosa che non perderò per 25 anni. Quindi da tutto questo piccolo contesto nascono un insieme di correlazioni, interrelazioni incredibili che denudizzano tutto il nostro contesto, e quindi all'interno di questo, di questa operazione abbracciativa che il satellite fa ogni qualvolta, ogni giorno 14 volte, quindi questo gravitare intorno al mondo, abbracciare il sistema, e poi essendo anche identificato, o meglio essendo impiantato sull'Edusat, praticamente, perché l'Edusat è il primo satellite, diciamo, che monitora il debris spaziale, quindi ha qualcosa di molto profondo, perché è un qualcosa di molto ecologico, una visione molto
Sì, dico per tutti coloro che ci stanno ascoltando che il debris spaziale è l'insieme di tutti quegli oggetti che si chiama spazzatura spaziale che orbita intorno alla Terra e sono pericolosi sia per i satelliti attivi, per la stazione spaziale, ma potrebbero anche entrare, rientrare nell'atmosfera e caderci banalmente in testa. Quindi sono tutte queste le sincronie di cui tu stai parlando, quindi arte, scienza, spazio, no? Ecco, questo 21 e 37. Una cosa volevo chiederti, appunto, della galleria orbitante, no? C'è anche un dialogo molto interessante, ipotetico, di George Washington che parla appunto di questa tua opera nello spazio. È interessante, Paolo, una cosa, poi ci darai tutte le indicazioni su come avere, ricevere questo libro, dove recuperarlo, questo libro catalogo. E noi stiamo vivendo un momento importante nella storia dell'umanità. Negli anni 60 siamo andati sulla Luna, abbiamo fatto le stazioni spaziali, i satelliti sono praticamente routine, ma oggi più che mai stiamo parlando di tornare sulla Luna, delle abitazioni su Marte. Ecco, se l'uomo, l'ingegneria, la scienza, l'elettronica, la meccanica, l'aerospaziale servono e vengono prese in un contesto globale, portate nello spazio, tu hai fatto una cosa grandissima. Perché? Perché una volta nelle sonde Voyager misero un disco nel quale registrarono brani musicali, registrarono la voce umana in modo tale che una futura potenziale civiltà extraterrestre, nel momento in cui catturava, riceveva questa sonda, poteva conoscerci. Ecco, come gli ingegneri, fisici, matematici portano la tecnologia nello spazio, tu stai portando, è anticipato quello che potrebbe essere il concetto dell'arte che si trasferisce anch'essa, perché se io penso ad una popolazione del futuro su basi lunari, su basi marziali, penso che vorranno anche godere del piacere dell'arte, non soltanto della scienza e della tecnologia. E tu hai anticipato questo concetto della tua opera messa su un satellite. Ecco, ci parli di quella che poi tu hai chiamato sincronie con la vita. Ecco, parlaci di questo. Questo lavoro porta in realtà, o meglio, porta a... trasporta questo pensiero, perché poi il mio stesso innamoramento, ad esempio la dimensione è sempre parte integrante del mio lavoro, perché è sempre posto al limite tra arte e scienza, dove l'osservatore attraverso il coinvolgimento attivo diviene soggetto partecipante in grado di modificarle, e quindi la connessione è addirittura imbricata nella mia vita, perché fin dalla nascita, disvelandosi in una serie di coincidenze molto significative. Sono nato l'11 agosto del 58, mentre Stanley Kubrick sposava Christian Harlan. Testimone di nozze l'economista Nicolas Loiffer, mio grande amico e riferimento teorico per il lavoro del denaro, che nel 2011 avrei finalmente mandato in orbita. E quindi, e molti sono ancora gli eventi significativi di quel 58 che mi hanno segnato dall'inizio, per esempio la nascita della NASA, con l'avvio della corsa spaziale, i lanci dei primi satelliti, mentre a fine dell'anno lo stesso Lucio Fontana, fondatore del Manifesto Spaziale, realizzava il suo primo taglio epocale come quello di Fred Rulli, che probabilmente no, che il 24 ottobre del 1946 con una macchina fotografica sulla V2, sul razzo V2, fotografò la prima foto della Terra annullandone di fatti i confini. Cioè fu praticamente una cosa molto significativa. Quindi io cerco di librare anche le stesse sensazioni di gioia di Yuri Gagarin, no? Bella terra, ti vedo. Quindi ecco, sostanzialmente il punto, il limite dell'estasi, della sorprendenza, mi piacerebbe rivitalizzarlo, dargli un gradiente di, come posso dire, di innamoramento, perché in realtà è una extra dimensione quella che sto godendo. È sì arte, però diciamola più esoarte, è una cosa fuori dal nostro sistema. Certamente, caro Paolo. Non ha niente a che vedere con la terrestrità, ha qualcosa che ha a che vedere con la leggiadria dell'armonia, qualcosa che forse sta sfuggendo un pochino al livello terrestre, però credo
che sarebbe utile riprenderla anche con una visione anche di tipo creaturale, proprio sulla monitorare l'ambiente e dargli con cura una sorta di tassonomia della disponibilità, e quindi di concentrare delle minute dosi di attenzione, e quindi per farle proprio sgorgare in maniera più naturale, meno di tipo meccanicistico, più di tipo fluente, un qualcosa di aderente che noi abbiamo a livello proprio del nostro DNA, la pace e soprattutto l'armonia, in creare un continuum, sì, diciamo una che porti ad una riconnessione, ecco, spazio-temporale con la... Ma in tutto questo, Paolo, io trovo qualcosa di estremamente interessante, perché se vuoi, è vero che c'è tanta scienza, c'è tanta tecnologia in tutto questo, no? Ma c'è anche tanta arte, c'è anche tanta poesia. Io penso agli astronauti delle missioni Apollo che vedevano la faccia della Luna che nessun uomo ha mai visto mai. Ricordo Michael Collins, durante uno di questi passaggi, ad un certo punto, se non sbaglio, credo che sia una citazione corretta, nel momento in cui rivide la Terra, decise di fare quella famosissima fotografia che tutti conosciamo, addirittura Neil Armstrong quasi si arrabbiò perché non era previsto nella pianificazione di tutte le varie attività, ma quella fotografia è entrata nella storia, quella fotografia ci ha fatto vedere la nostra casa, ci ha fatto vedere il mondo e quello che sarà ovviamente anche dopo. Ma una cosa in questa nostra intervista, come quella qualcosa che Sagan, praticamente del puntino blu, del Blue Dot di Sagan, quando lui, no, fece... Sì, sì. Okay. Quindi sicuramente anche l'arte ci sta insegnando che veramente, ma questo succede anche la musica, lo vedremo poi nel prossimo intervento che avrò l'onore di coordinare, di presiedere. E una cosa mi ha fatto veramente impressione. E io vado al Louvre, faccio un esempio, ne potrei fare milioni, e vedo la Gioconda. Sono 500 anni che quell'opera, ma questo succede anche nella musica, succede con Beethoven, Bach, ma con qualsiasi altro artista, quell'opera sopravvive all'artista, il violino sopravvive al maestro lutaio che l'ha realizzato. Ecco, tu hai detto una cosa, io so che per 25 anni quell'opera sarà nello spazio, poi noi sappiamo che i satelliti a fine vita rientrano in atmosfera, si distruggono. Ecco, tu che sei il padre di quell'opera, cosa provi nel sapere che arriverà un momento in cui certamente una tua opera sarà distrutta? E in questo vorrei chiedere anche un parere a Laura, tua moglie, che è un architetto e che quindi anche lei ha un senso artistico, non soltanto prettamente freddo ingegneristico in tutto ciò che voi fate. Ecco, cosa provi nel sapere che verrà un giorno in cui la tua opera sarà distrutta? In questo senso, come dire, essendo molto, non sono molto romantico, quindi diceva il grande ingegnere Roberto Somma, ha detto che bello, diventerà una stellina. Io non voglio essere, no, non ho niente di romantico, non mi interessa che raggiunga quelle orbite, che voglio semplicemente, non voglio, come dire, voglio semplicemente ecco, una finalità cosciente che l'operazione continui, quindi sostanzialmente non voglio assistere ad un romanticismo del genere, quindi voglio squisitamente ottimizzare il lavoro, quindi vorrei semplicemente dare una trasformata in questo intervallo di tempo che possa ridare proprio questo sorta di concetto di neorivitalizzazione, quindi un qualcosa, perché effettivamente è invisibile già da te, perché è il decimo anno quest'anno, quindi è partita sì, ma 10 anni fa. Mm-hmm. E quindi sostanzialmente quello che andremo a riattivare è proprio il concetto di memoria, questa attività memoriale cosmica, e che quindi non credo che finisca. E Paolo, consentimi. Questo che mi avete chiamato in causa, ecco, questo senso romantico di Paolo che non c'è nel suo lavoro, vuole forse dire che sebbene questo piccolo satellite, che è il primo peraltro del suo genere, come sappiamo i CubeSat ormai hanno avuto una grande espansione, e insomma ha dei certi primati in sé, e anche quello del deorbiting. Ma Paolo vorrebbe, visto che ormai è riuscito a posizionarlo in orbita, visto che da lì
sta stabilendo con le tassonomie spaziali, tutto un lavoro di classificazione, ma insomma non solo, di connessione a punti significativi sulla Terra che lui chiama Sinop. Anche pensare che da qui al 2037, quando scadranno questi 25 anni, ci sia la possibilità, un po' anche quello che dicevi prima, visto che ha avuto questa anticipazione e visto che abbiamo anche del tempo, magari stabilizzare, se non altro, questa posizione nello spazio a futura memoria, chissà. È un progetto. Sicuramente che Laura, permettimi anche di dire che anche se l'opera verrà distrutta, oppure può essere che a fine vita questo satellite potrebbe essere recuperato, o chissà cosa, inizio a parlare in termini anche fantascientifici, sicuramente Paolo entra nella storia, perché immagino fra 500 anni, quando ci sarà magari una o due sole copie del suo catalogo, dei suoi volumi, chi ci sarà allora, come noi ricordiamo l'opera di Leonardo, qualcuno dirà, beh, ci fu 500 anni fa un artista che si chiamava Paolo Monti, che aiutato da un architetto di nome Laura Rossi hanno creato il primo museo nello spazio. Io, siamo in conclusione, vorrei semplicemente nel ringraziarvi riassumere per chi non ha... Vorrei anche, scusa Marco, mostrare il catalogo, che appunto è tra l'altro disponibile anche con una brochure con i testi che sono stati raccolti dal 2005 al 2015 da autori vari che hanno accompagnato Paolo. Se magari ci date anche indicazioni su come è possibile riceverli. La cosa più semplice, se il Villab ci assiste, raccoglie magari le richieste e poi noi provvediamo in qualche modo a farli realizzare. Certamente. È possibile. Allora, potete tranquillamente scrivere all'email di VA Culture, che è info@vaculture.it. L'email comunque la trovate nel nostro sito internet vaculture.it e noi poi rigireremo a voi, va bene? Benissimo, grazie. Vorrei concludere ringraziando ovviamente sia Laura che Paolo e facendo una piccola sintesi per tutti coloro che ci stanno ascoltando, che forse non hanno tanta familiarità col mondo dello spazio. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato che un'opera artistica, appunto di Paolo Monti, è stata inserita in un satellite, questo satellite sta orbitando intorno alla Terra e nel momento in cui viene tracciato sulla Terra si forma una traccia, come se fosse un solco, come se noi proiettassimo questo satellite sulla superficie terrestre, e questo prende il nome appunto di tassonomia. E lo scopo appunto sia di Paolo che di Laura è quello di portare l'arte nello spazio, perché se un giorno andremo su Marte sicuramente avremo bisogno di musica, e lo vedremo tra poco, avremo bisogno di arte e non soltanto di tecnologia e di ingegneria. Grazie Laura, grazie Paolo. Grazie a voi, un saluto e vi manderemo notizie. Benissimo. Grazie. Ecco, collegati già pronti Rocco Salemme e Alessandro Bacchiega per il libro Graduale Polifonicum, edizione Palumbi. Una bella chiacchierata sempre con Marco Reggi. E spetta a me questo ulteriore intervento, è un intervento che ho molto a cuore, perché il maestro Alessandro Bacchiega, oltre che essere un carissimo amico, è anche il mio maestro, anche l'amico, il professore Rocco Salemme. Adesso passiamo ad un altro tipo di opera. Parliamo appunto di musica. Abbiamo visto con il maestro Morganti Il segreto di Santa Cecilia come la musica viene declinata all'interno di un romanzo. Adesso invece parliamo di una vera e propria opera musicale, di musica sacra. Il maestro Bacchiega e il professor Salemme stanno realizzando l'opera che si chiama Graduale Polifonicum, e vorremmo parlare a lungo di quest'opera, ma dobbiamo centrare il discorso su alcuni aspetti fondamentali. Noi siamo abituati oggi all'interno della liturgia a vedere una sorta di banalizzazione della musica, non riusciamo ad acquisire, ma questo lo dice anche il maestro Muti, lo dicono tantissimi altri esponenti, lo stesso maestro Samale, che è un grandissimo compositore, non riusciamo appunto a trovare nella musica della liturgia
quello stesso valore, quella stessa ricchezza, appunto, che ci dà la musica sacra. Ed è proprio attraverso l'opera del maestro Bacchieghe e del professor Salemme, quest'opera che chiamiamo graduale polifonico, che loro ci diranno che cosa vuol dire, che la musica sacra può trovare nella liturgia di oggi un nuovo valore molto importante. Quindi ringrazio, consentitemi, gli darò del tu, Alessandro, ringrazio Rocco e lascio a loro la parola per spiegarci appunto che cos'è il graduale polifonicum. Bene, grazie. Vi ringrazio intanto dell'invito. Posso cominciare io a spiegare un po' come funziona la cosa. Per graduale si intende ovviamente il libro che contiene tutti i canti della messa. Tutti i canti e ovviamente anche tutti i testi adatti da cantare nella liturgia. Ovviamente noi partiamo come punto fondante dal canto gregoriano, che come ha ricordato l'ultimo concilio è il canto proprio della liturgia romana, e lì è indicata non solo la musica propria della liturgia, ma anche tutti i testi adatti. Quando tu, Marco, parlavi della banalizzazione della musica, dicevi senz'altro una cosa vera, non dimentichiamo che c'è anche una banalizzazione dei testi, molte volte, purtroppo. In un graduale noi possiamo reperire esattamente anche tutti i testi corretti che si possono cantare in ogni momento della messa. Voglio dire solo brevemente che ci sono due tipi di canti e di testi nella liturgia. Uno sono i canti fissi, cioè che si possono fare, che si fanno tutte le domeniche, sono sempre quelli, e si chiamano i canti dell'ordinario, perché sono sempre quelli, e viceversa dei brani mobili che variano di domenica in domenica a seconda di quello che è l'argomento della domenica, quello che è l'argomento del Vangelo, per esempio. Noi con quest'opera graduale polifonicum ci occupiamo specificamente di questi brani variabili, questi brani del proprio, che sono cinque brani dell'ordinario fissi, che si chiamano Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, e cinque brani mobili, che variano ogni domenica, che sono canto d'ingresso, salmo responsoriale, il versetto dell'Alleluia, il canto d'offertorio e il canto di comunione. E noi ci occupiamo di questi e abbiamo esattamente messo in musica tutti questi canti, e così abbiamo voluto proporre una nuova musicalizzazione, una nuova versione di questi canti che la liturgia ci propone sempre da 20 secoli a questa parte. Vorrei chiedere a Rocco, al professor Salemme, anche dal punto di vista storiografico, oltre a quello che ritiene di dirci sul graduale, come una musica che parte da molto lontano oggi viene riscritta e diventa un valore, una ricchezza attuale. Grazie, un cordiale buon pomeriggio a tutti e ringrazio anch'io l'associazione Va Culture e il dottor Regi per lo spazio e l'invito. Grazie poi anche per questa domanda, perché invito per rispondere tutti gli ascoltatori che ci stanno omaggiando con la loro attenzione a provare a immedesimarsi in un viaggio. Questo viaggio è questa metabolizzazione di un mistero, il mistero di Cristo diluito nel tempo. Questa è la definizione che il Santorale ci dà dell'anno liturgico. Il fedele percorre i sentieri del tempo rivivendo il mistero di Cristo. Questo percorso è certamente un'ascesi liturgica, è certamente un percorso spirituale sacramentale, ma noi ci siamo chiesti con l'amico Alessandro, il maestro Bacchiega, e ci continuiamo a chiedere anche con te, Marco, carissimo, che ruolo ha l'arte in questo percorso? Cioè, l'uomo, l'essere umano, il credente, il battezzato, può camminare a fianco al suo Signore in questa opera di catarsi e vitalizzazione nello Spirito Santo
senza arte, senza quello che caratterizza la nostra stessa natura umana, siamo ad oggi, al netto di tutti i progressi scientifici, gli unici animali che sanno produrre dell'arte. E nella fattispecie la musica, quest'arte che già da Pio XII a Paolo VI viene incoronata quale campionessa dell'arcano. Allora, in questo cammino scandito nei cosiddetti tempi liturgici, scandito dai secoli immemori, perché se adesso noi fossimo nel sabato della seconda domenica, della prima domenica per annum, magari di 4 secoli fa, e andassimo in una qualsiasi parrocchia per una celebrazione eucaristica, noi, male che vada, potremmo trovare sicuramente un po' di polifonia, un po' di gregoriano. Invece adesso la situazione della musica sacra è sotto gli occhi di tutti. Allora, ecco la buona volontà e l'estro dei due, diciamo, artisti, diciamo così, ma con la A minuscola, che vi parlano, che hanno voluto ricongiungere un ponte nei confronti del tesoro gregoriano che abbiamo avuto e che ci troviamo in mano come naturalmente cattolici e fruitori di tutto il tesaurum, il tesaurus gregoriano, e soprattutto di una spiritualità tutta propria di questi testi, una spiritualità di cui non si può fare a meno per entrare nel vivo di questa celebrazione. Quindi un linguaggio nuovo, uno stile più fresco, una sonorizzazione, ma di questo potrà sicuramente certo dirvi il maestro Bacchiega meglio di me, rinnovati per riaprire ai fedeli e a tutti coloro che sono sensibili al portato artistico della fede, gli scrigni di un atemporale munus che ci qualifica come esseri umani battezzati e credenti. Uno strumento quindi per avvicinarsi ancora di più al percorso spirituale. Lo stesso Papa Benedetto XVI ha scritto moltissimo sulla musica, non solo lui ovviamente, è un pianista, il fratello anche viveva in maniera molto profonda la realtà musicale. E vorrei chiedere a entrambi, quindi prima ad Alessandro e poi a te Rocco, come riuscire a introdurre sempre di più la musica sacra nella formazione, nella cultura, anche attraverso la vostra opera, della nostra vita quotidiana. Come può tornare, mi perdonerete se banalizzo, ma questo non l'ho detto io, l'ha detto anche lo stesso maestro Muti, riuscire a sostituire quelle famose canzonette con la chitarra, che è vero sì che sono facili, quindi forse riescono ad attirare molte più persone nel seguire la liturgia. Come un'opera come la vostra, appunto il Graduale Polifonicum, può inserirsi nella nostra vita, sia come fruitori di musica, ma soprattutto nel nostro percorso spirituale di credenti, e come può arricchirci quotidianamente? Bene, sì, con questa domanda si toccano alcuni punti cardine della questione. Innanzitutto noi dobbiamo riconoscere che la musica nella liturgia è prima di tutto preghiera, e come preghiera quindi ci deve accompagnare quotidianamente, non solo la domenica a messa, ma ogni giorno in ogni aspetto della nostra vita. In secondo luogo, noi non possiamo fare a meno di riconoscere questo patrimonio che ci è stato consegnato e tramandato nei secoli, appunto come un patrimonio, come un qualcosa che è nostro, di cui dobbiamo avere grande cura, che dobbiamo ben conservare e tramandare poi ai nostri figli e ai nostri nipoti. Questa è, secondo me, la strada giusta da seguire, in modo da non solo rinalzare il livello della musica nella liturgia, ma anche di viverla sentitamente come qualcosa che ci appartiene, non come qualcosa che dobbiamo semplicemente trascinarci perché ce l'hanno data. Rocco, vorrei chiederti un tuo commento, ecco. Se mi è permesso, io, pur essendo fermamente d'accordo con il maestro Bacchiega,
Io vorrei spezzare una lancia a favore della Chiesa, perché purtroppo parliamo di un problema culturale tutto italiano, potremmo dire, quando parliamo di livello culturale musicale. Basta vedere anche il ruolo che la musica ha all'interno del ciclo dell'istruzione obbligatoria che il nostro paese prevede. Ciò nonostante, tuttavia, io sono profondamente convinto che la stessa tradizione sapienziale e la stessa tradizione spirituale della quale ci riconosciamo testimoni e nella quale ci riconosciamo anche, ci ritroviamo inseriti, a suggerirci questa via pulcritudinis, ovvero la via della bellezza. Nel graduale, che è uno strumento misto, come diceva molto bene Marco, ci sono delle parti prettamente di spartiti, musiche, note da eseguire, ma ci sono anche parti da leggere, quelle che personalmente io ho curato. Noi non facciamo altro che cercare di rendere ragione a questo tuo pungolo, Marco, ovvero far vedere come diacronicamente nel tempo, dal Medioevo all'epoca patristica, addirittura nell'ultimo concilio ecumenico e anche dialogando con i più disparati e diversi intellettuali anche della contemporaneità, far vedere come determinati snodi cruciali, momenti dello spirito, categorie del suono, del pensiero e della teologia non possano essere marginalizzati da un credente o semplicemente da un uomo che si ritenga un esteta e che come tale, essendo in cerca di arte, esplicitamente o implicitamente, è assetato e alla ricerca dell'assoluto, con la A maiuscola in questo caso. La vostra opera è molto interessante perché, contrariamente a tutto quello che abbiamo visto fino adesso, in cui abbiamo visto il romanzo, abbiamo visto l'opera d'arte, e quindi un approccio al volume, al libro classico, tradizionale per il fruitore, per il lettore, la vostra opera è veramente bivalente, perché da una parte abbiamo gli spartiti, e questo è molto interessante perché riusciamo a vedere come la vostra opera, tua e di Alessandro, consente di prendere un testo sacro e di dargli una doppia valenza. Sacrale, un testo quasi poetico nei suoi contenuti meravigliosi, religiosi e spirituali, come diventano un tutt'uno anche con il linguaggio della musica. Ma allo stesso tempo, come tu dicevi, all'interno della vostra opera ci sono profonde riflessioni, ci sono citazioni, intervengono anche personaggi molto importanti del nostro mondo cattolico, cristiano più in generale. Quindi è veramente un qualcosa che ci aiuta ad approfondire la ricchezza spirituale e musicale. Vorrei farvi un'ultima domanda perché il tempo purtroppo è veramente tiranno. E abbiamo parlato appunto del canto gregoriano, no? Una musica che viene da lontano. Avete utilizzato delle tecniche che sono pressoché identiche oppure avete cercato anche di applicare delle soluzioni musicali, anche di traduzione poi, del testo in musica che fossero adeguate, modernizzate, perdonatemi se uso un termine improprio, a quello che è la nostra sensibilità musicale attuale? Sì, guarda, abbiamo utilizzato esattamente entrambe le cose, cioè abbiamo utilizzato alcune tecniche che sono sempre le stesse, anche perché noi siamo convinti che gli antichi si esprimevano a modo loro pur essendo nostri contemporanei, cioè esprimevano cose vecchie di secoli eppure con una vividezza che ancora ci appartiene, e allo stesso modo oggi, in quanto uomini del XXI secolo, ci esprimiamo con i nostri mezzi, probabilmente anche con i nostri limiti, e però il nostro modo di esprimerci oggi, così nostro, personale, potrà avere un riflesso in quello che sentiranno anche le generazioni future. Le tecniche sono sempre le stesse, non starò ad elencarle, però non dimentichiamo che i grandi artisti prima di tutto erano anche grandi artigiani, quindi avevano una grandissima padronanza delle tecniche. Queste tecniche sono le stesse che abbiamo applicato anche noi. Per me, che ho scritto le musiche, io in particolare ho utilizzato le stesse tecniche musicali che da secoli si utilizzano, soprattutto nell'elaborazione del canto gregoriano.
E Rocco? Io mi limito a uno spot che mi auguro non troviate troppo banale. Noi non mangiamo come 3 secoli fa, noi non parliamo come 8 secoli fa, noi non preghiamo come si pregava 1 millennio fa. Cioè, nonostante questo non deve portarci a fare una damnatio memoriae del passato, né ad avere un atteggiamento di venerazione del passato, ma ci spinge da esseri di luce, come possiamo comunicarci e come possiamo esserci ritenuti, a conoscere quello che veniva fatto nel passato e a interrogare il presente. E collegandomi a quello che diceva Alessandro, con questa istanza programmatica, forti del passato, rivolgerci al presente, noi ci renderemo conto che ci sono molte più categorie e questioni che ci uniscono a questa ininterrotta catena di tradizione che ci viene dal passato rispetto a quello che ci divide. Ecco, il vero punto di forza, Cicero prodomo sua, mi permetto di dire, di questo strumento è che noi siamo consci dell'epoca che abitiamo e della temperie nella quale operiamo, ma lo siamo grazie soprattutto alla consapevolezza che abbiamo assunto dalla lezione storica in primis, che tentiamo di rendere in primis intelligibile, quindi di spiegarla in italiano, dal latino al greco antico, anche con in italiano adesso, e questo si riverbera anche nell'opera di traduzione metrica o prosaica e nell'opera di sonorizzazione che ha egregiamente introdotto adesso Alessandro. Benedetto XVI, tra i vari scritti, in uno di questi ha detto: il canto della musica sacra, il canto gregoriano, è ciò che di più vicino l'uomo può avere rispetto al canto degli angeli nel paradiso. Quindi la musica non è soltanto emozione, anche se può essere vista dal punto di vista laico, ma in questo nostro contesto è veramente forse lo strumento più vicino per valorizzare la nostra spiritualità, per avvicinarci verso Dio. Quindi io ringrazio il maestro Alessandro Bacchiega, ringrazio il professor Rocco Salemi, gli amici Alessandro e Rocco, consentitemi questa mia affermazione, per il legame e l'amicizia che mi lega entrambi, e ricordo la loro opera, Graduale Polifonicum, un'opera musicale di musica sacra, ma che vale veramente la pena di avere nella propria biblioteca per avvicinarci sempre di più a quello che è il messaggio più sublime della musica e della nostra spiritualità. Grazie. Grazie a voi. Allora, grazie a Rocco Salemme, Alessandro Bacchiega per il loro intervento, grazie a Marco Reggi che ci ha un po' aiutato oggi pomeriggio, e ringrazio tutti gli scrittori che hanno partecipato a questa giornata, perché siamo arrivati alla conclusione, sono quasi 8 ore di diretta che abbiamo fatto. Ho il piacere di nominarli tutti, e quindi Sandro Spinzanti, Salvo Zappulla, Yoshua Ketaki, Benedetta Tomasello, Dino Azzalin, Daria Testoni, Paolo Ciampi, Dusca Bisconti, Luciano Balducci, Elio Dessì, Alessandro Fainos, Loris Zuppelletto, Domenico Morgante, Paolo Agnoli, Francesca Garello, e Paolo Monti, Alessandro Bacchiega e Rocco Salemme. Si conclude così la prima edizione della Maratona di Scrittori d'Inverno di VA Culture. Ci vediamo a primavera. Un grazie a tutti e arrivederci.
Thank you.